Pronto? No, funziona bene. Bene, cominciamo, se siete d'accordo. Buonasera a tutti. Piacere avervi qua oggi in questo convegno che vuole dare il giusto risalto ad una data veramente molto importante, non solo per il Comune di Forlì in Popoli, che ho il piacere e l'onore di rappresentare, ma direi per tutto il mondo culturale nazionale e internazionale, ovvero il compleanno, il bicentenario del nostro amato Pellegrino Artusi. E dicevo prima con il professor Capatti, che è quasi direi miracoloso essere qui in questa situazione e essere riusciti a organizzare questo convegno. E questo è già un elemento di ottimismo e di speranza che il nostro Pellegrino ci regala e ci dà la possibilità di poter parlare, di poter vederci e di poter parlare di lui anche se con semplicità e ovviamente in questa forma molto sobria. Ovviamente anche noi avevamo preparato in questo anno tutta una serie di grandi festeggiamenti cotillon, ma abbiamo dovuto ridimensionarci e confidiamo nel futuro. Festeggiare Pellegrino Artusi e il bicentenario di Pellegrino Artusi è per noi non solo doveroso, perché è un concittadino, il nostro più illustre concittadino, ma direi un piacere perché ci dà la possibilità di parlare non solo di cucina, ma di parlare di tante cose, di tanti argomenti. Ci dimostra, Pellegrino riesce sempre a stupirci, ci dimostra tutte le volte di cui parliamo di lui che riesce a spaziare veramente in tutti i campi e credo che il convegno di oggi lo dimostri. Veramente c'è di tutto e riusciamo a portare le sue parole, le sue riflessioni, la sua ricetta in tutti i campi. Questo prova ancora una volta che il progetto culturale, che per noi appunto, come io non mi stanco mai di dire, il progetto che noi abbiamo non è un progetto gastronomico, e non è un evento, ma è un progetto culturale, quello artusiano, è veramente una forza molto grande e dirompente che contiamo di continuare a sviluppare sempre di più negli anni. Oggi inauguriamo anche questa bellissima mostra, anche se in maniera così virtuale, facciamo un taglio del nastro virtuale, giusto, come si conviene ai tempi. E devo dire che sono veramente molto colpita dalla bellezza di queste illustrazioni e dalla capacità che l'artista Rebori, purtroppo scomparso, ha avuto nel rappresentare la cucina di Pellegrino Artusi fedelmente, ma direi altrettanto leggermente e con così grande bellezza e simpatia. Io ringrazio ancora una volta, oltre tutti gli intervenuti, ringrazio in particolare Casa Artusi che è sempre di fianco non solo di fianco a noi come amministrazione culturale, ma direi avanti a noi per tutto quello che riguarda il progetto Pellegrino Artusi e il progetto di città artusiana. E auguro a tutti voi ovviamente un buon bicentenario. Grazie. Grazie Sindaco, bentrovati a tutti, buon pomeriggio.
Nonostante tutto, il bicentenario continua, le celebrazioni del bicentenario continuano a dimostrazione che i forlimpopolesi e la città di Forlimpopoli è una città resiliente. Abbiamo organizzato la festa artusiana come primo atto del bicentenario dall'1 al 9 e qui in Casa Artusi c'è stato il convegno sulla cucina domestica, che è proprio al cuore dell'attività di Casa Artusi, e anche una mostra che era quella su Felline e Artusi, che viaggerà in tantissimi paesi in occasione della settimana della cucina nel mondo, in occasione per l'appunto di questo novembre, dove verrà rappresentato anche Artusi e la cucina domestica. Quindi tanti eventi che si prevedono di qui al 4 agosto 2021, quindi ancora tante cose stiamo programmando, e oggi queste due giornate molto importanti. Sono giornate che sono state pensate dal comitato scientifico, dall'autorevole comitato scientifico di Casa Artusi, direttore scientifico Alberto Capatti, massimo esperto artusiano, presidente Massimo Montanari, non sto a dire chi è perché tutti lo conosciamo. L'indirizzo di queste due giornate è un indirizzo che mi piace moltissimo, un tono di leggerezza, di libertà, di ironia, molto artusiano. Abbiamo scelto di non fare agiografia artusiana, ma di mantenere questo spirito artusiano, tanto con questa mostra. Uno dei tanti segreti del successo di un libro che ancora direi che è irraggiunto, ancora viene pubblicato in tutte le lingue del mondo, editato, tradotto, è proprio l'ironia. Qualcosa che Artusi vuole frequentare, il suo maestro è il Giusti, che indica praticamente come modello di narrazione per le divagazioni, l'ironia, e questa mostra, grazie al nostro amico Andrea Tomasetting, che è il curatore di questa mostra, in realtà sollecita proprio questo tasto artusiano. Rebori è un illustratore, un umorista, e in questi tempi ci costringe a scoprire anche alcuni segreti del libro, ma soprattutto a piegare la bocca verso l'alto e sorridere rispetto a queste vignette. Oltretutto con un allestimento fatto ad hoc per questo spazio, quindi ringraziamo l'architetto Leo Guerra, ma direi che poi di questa mostra ne parlerà soprattutto il curatore. E quello che ancora voglio dire è che questo, anche il convegno per l'appunto, mantiene questo tono non agiografico, di libertà della cucina, quindi non tanto Artusi, non tanto il libro di Artusi, ma la ricetta. La ricetta secondo i tanti linguaggi con cui può essere rappresentato, e quindi un convegno forse diverso dagli altri. Non posso non ringraziare tutti i relatori che ci hanno raggiunto, qualcuno con qualche difficoltà in più, che hanno reso questo evento di oggi e domani molto autorevole, quindi ringrazio moltissimo tutti i presenti. E devo ricordare, oltre a tutti gli autorevoli interventi, esperti che poi ci racconteranno molte cose sulla ricetta, voglio anche ricordare che a fianco di esperti di chiara fama abbiamo qui in sala, e direi vicino a noi, anche molti giovani studiosi, qualcuno dell'Università di Bologna, qualcuno dell'Università di Firenze, Accademia della Crusca. Domenica avevamo l'Università di Siena in occasione del compleanno della Marietta Sabatini, quindi molti studiosi che vengono qui in Casa Artusi, giovani studiosi, ci fanno guardare al futuro con serenità e che vengono proprio qui in casa a sapere, a conoscere e soprattutto a cercare nei nostri documenti. È qui che volevo arrivare. Volevo dire agli studiosi di chiara fama e ai giovani studiosi che qui, in questa casa, c'è un patrimonio, un carteggio incredibile, e uno degli obiettivi del bicentenario, quindi noi vorremmo veramente arrivare al 4 agosto del 2021 con la pubblicazione nel nostro sito di tutto il nostro carteggio.
sono documenti meravigliosi, perché non soltanto ci fanno capire di più su Artusi e su questo manuale, ma ci tratteggiano uno spaccato della nostra giovane nazione che è veramente incredibile. Va valorizzato, ancora studiato, perché questo siamo riusciti a farlo soltanto in parte. Vi do un brevissimo, piccolissimo assaggio. Da Palermo, in onore di due rappresentanti che vengono da così lontano, lontano, una casalinga, Rosa Guccione Sacli, ecco dalla lontana Sicilia una buona massaia che si rivolge a lei per chiederle dei consigli. L'annoia? La colpa è tutta sua, che così bene sa diventare amico di chi consulta spesso il suo libro, poi chiede indicazioni sul forno, su strumenti di cucina, eccetera. Un'altra lettera, e non è una massaia, è una contessa. Contessa Margherita Ruffoni Lokis da Verona. Egregio e gentile signore, sono da un pezzo ammiratrice del suo libro, ma mio marito, che è un po' goloso, da un po' di tempo mi va magnificando certi marron glacé e mi stuzzica nell'amor proprio dicendomi che non sarei capace di prepararglieli. Devo dichiararmi vinta? Ho pensato allora a lei come a un salvatore, un consigliere, pregando mio marito di accordarmi ancora una nuova prova. Vorrà ella essere tanto buono di aiutarmi in questa questione che minaccia di compromettere la mia fama di abile preparatrice di dolci? Questa è la contessa. Quindi io non posso che chiudere e ringraziare tutti i presenti, ringraziare i relatori, e ancora vado in aiuto a una lettera che abbiamo nel nostro archivio. Il signor Caccia, lettera numero 579. Mando in fretta e furia, aggiungo io perché i lavori devono cominciare, vero Massimo? Mando in fretta e furia un caro e un affettuoso saluto al gentilissimo signor Artusi, il Dante, l'Alfieri, il Carducci della cucina nostra. Grazie. Bene, inizio io involontariamente. Il mio intervento è come una specie non richiesta di relazione su la ricetta nei fumetti, che non era prevista, scherzo, ma la mostra è proprio dedicata alle ricette di Pellegrino Artusi nei fumetti di Alberto Rebori. Chi fa un giro per casa Artusi si troverà il volto autorevole barbuto di Artusi un po' dappertutto, ma abbiamo solo quello, di lui è rimasta solo quella fotografia che viene proposta ovunque. Tra l'altro è anche un po' strano che Artusi, che è vissuto per più di 50 anni a Firenze, Firenze, la città dove si è sviluppata la tradizione, direi la dinastia dei fotografi, dei fratelli appunto della famosa casa fotografica Linari, ma noi abbiamo solo una fotografia. Le generazioni future che si occuperanno di gastronomia dei nostri tempi avranno esattamente il problema opposto. Siamo sommersi di immagini, video e tutto il resto, anche del più modesto cuoco e personalità del mondo della gastronomia. Però di Pellegrino Artusi abbiamo una fotografia. Chi deve fare una mostra, come fa? Per fortuna, una decina di anni fa, alla vigilia del 2011, che era il centenario della morte che veniva celebrato un po' ovunque, mi sono imbattuto in un libro, in un'edizione illustrata pubblicata dall'editore Corraini, del famoso ricettario. E quelle illustrazioni, quelle centinaia di illustrazioni nel testo e quelle 35 tavole a fumetti di Arturo Rebori mi hanno immediatamente colpito. Mi sono messo in contatto con lui, sono diventato anche suo amico e ho chiesto all'editore di poter fare una tiratura speciale. Quei disegni, quelle tavole erano state fatte al computer, quindi è computer grafica, e sono state tirate in soli 3 esemplari, in un altro formato più importante, su cartoncino particolare, con tutti i crismi e la supervisione dell'artista, in una tiratura di soli 3 esemplari. E qui voi potete vedere l'esemplare che mi appartiene, il numero 1, esposto.
Questo è, diciamo così, in qualche modo la storia di queste tavole. Perché sono così interessanti? Direi perché hanno la capacità di coniugare la fedeltà al testo. Voi vedrete all'inizio in testa alle vignette che compongono ciascuna tavola e anche nelle nuvole a fumetti la fedeltà al testo originario. C'è tutta la ricetta, se è breve in una tavola, se è più lunga in due, in tre, fino a quattro. Così è strutturata. Però all'interno di questo c'è la più totale libertà, che corrisponde di nuovo al titolo anche della mostra, la libertà di invenzione di un artista, dove gli animali, gli ortaggi, le persone, gli oggetti della cucina si animano e vivono una vita propria, con grande ironia, anche col sorriso sulle labbra, come diceva Laila poco fa, e questo ci permette di godere 20, anzi sono a dire vero 19 ricette con particolare piacere. Ce n'è una ultima che qui sarà difficile oggi per tutti noi, voi, poter gustare la mostra perché dovreste ammassarvi davanti alle teche, eccetera, eccetera, e la cosa diventa un po' difficile con i tempi che corrono. Però guardando solo una ricetta per capire come funziona, vi consiglierei poi di confrontarla con l'ultima, Grillò abbraggiato, che è una tavola, che è una ricetta di pura fantasia, non di Pellegrino Artusi, ma di quella figura curiosa, interessante, di scrittore bolognese, Olindo Guerrini, con lo pseudonimo di Lorenzo Stecchetti, che cultore fin dall'inizio del testo di Artusi, aveva inventato una ricetta scritta alla maniera dell'epoca, con un francese mal tradotto, termini incomprensibili, un pessimo italiano, praticamente incomprensibile, tanto che la cuoca in questione butta via tutto e non prosegue nel fare la ricetta. È molto interessante per vedere, diciamo, in contrapposizione la lingua bella, elegante, il bell'italiano di Pellegrino Artusi confrontato con la scrittura prevalente all'epoca dei ricettari. Però non voglio rubare spazio a nessuno, proseguo solo ringraziando l'architetto Leo Guerra che ha collaborato nella realizzazione delle strutture. Queste strutture sono state create apposta per questa mostra, è il debutto, poi la mostra intende proseguire il suo viaggio in Italia e in Europa insieme a un progetto. La mostra, devo dirlo, è stata fatta in collaborazione con Casa Artusi, per cui proseguirà la collaborazione non solo Forlimpopoli, ed è anche l'inizio, l'anteprima in qualche modo di un progetto pluriennale dedicato a lingua e cucine italiane nel mondo, che all'insegna dell'enogastronomia. Però questa è una storia che ovviamente inizia qui, non è il caso di dilungarsi in quello che avverrà. Fa piacere però che la partenza avvenga, direi, sotto lo sguardo autorevole di Pellegrino Artusi, che troneggia un po' dappertutto, e quindi parte con il giusto omaggio al padre della gastronomia italiana moderna. Grazie. Grazie Andrea. La mostra resterà qua fino al 25 ottobre, quindi c'è occasione di tornare a vederla per il verso, e quindi direi che a questo punto Massimo Montanari, se ci sei. Grazie, grazie a tutti. Grazie Sindaco, grazie Andrea. Ce l'abbiamo fatta, nonostante tutto, ce l'abbiamo fatta. L'angelo protettore di Pellegrino Artusi, Mangiapreti, sarebbe ironicamente divertito dal fatto di trovarsi festeggiato in questa bella chiesa. E l'ironia e la leggerezza sono già state evocate dalla presidente di Casa Artusi, Laila Tentoni. Non mi soffermerò molto a sottolinearle di nuovo. Dico solo che sì, un personaggio come Artusi, il quale nel suo libro raccoglie
centinaia e centinaia di ricette. Le racconta con una precisione assoluta, ma con una grande libertà narrativa. E scrive a un certo punto: non fidatevi dei libri di cucina. È un personaggio veramente esemplare di questa leggerezza. Credo che lui sarebbe contento di vedersi festeggiare in questo modo. E diceva prima Laila che l'idea di questo convegno è stata messa a punto dal comitato scientifico. È vero, ma è vero anche che tutte le idee si sviluppano su uno spunto, un seme, un'idea. E questa idea è stata di Alberto Capatti e quindi io glielo devo riconoscere, perché Alberto Capatti non è solo l'anima di questo centro artusiano, ma è sempre l'anima di tutte le idee che poi nascono qui attorno, che poi vengono sviluppate in tanti modi, in tanti modi si sviluppano, eccetera, eccetera. Ma questa idea nasce da lui, questa idea della ricetta liberata nasce da una intuizione di Alberto, il quale appunto nel momento in cui ci dice: ma facciamo un convegno sulla ricetta, perché con Artusi il senso della ricetta cambia, non è più quella cosa noiosa, tetragona, fai questo e fai quell'altro, che uno si immagina pensando alla parola ricetta e che in effetti trova nella maggior parte dei ricettari di cucina, prima e dopo Artusi. Ecco, con Artusi cambia, perché la ricetta diventa un luogo di racconto, di narrazione, un luogo per ricordare episodi della sua vita, per fare osservazioni buffe, per ricordare persone che gliele hanno consigliate. Cioè, diventa qualcosa che si muove, che si libera, e a quel punto può andare dovunque. E non a caso questo convegno abbiamo appunto voluto dedicarlo ai tanti luoghi, ad alcuni dei tanti luoghi in cui la ricetta può prendere forma. E prima di cominciare le nostre conversazioni, cominciamole subito ascoltando Alberto Capatti, che ha appena scritto un libro, già pubblicato, già stampato, già rilegato, già pubblicato da Slow Food Editore, che si chiama La ricetta della ricetta, tanto per dire che lui c'entra, no? La ricetta purtroppo non è ancora diffuso questo libro, quindi non è qui fisicamente presente, però è un altro buon motivo per chiedere ad Alberto di introdurre nei modi liberi, leggeri che vorrà, questo convegno sulla ricetta. Grazie Alberto dell'idea che ci hai dato e grazie di volerlo aprire le nostre chiacchierate. La liturgia prevede che chi parla si sieda lì, poi quando si alzerà verrà tutto ripulito. Nel frattempo possiamo chiacchierare, prendere un caffè, bere un bicchiere d'acqua, abbracciarci. Abbracciatemi. Non comincerò nel modo più ovvio. Qual è il modo più ovvio? La parola ricetta nei frontespizi dei libri compare in uno strano libro fiorentino. È il discorso sui cibi con le ricette e le regole per mangiar bene alla moderna, 1785. Cosa incredibile di questo libro, che viene stampato a dispense, cioè 5 foglie alla settimana io compro e poi solo alla fine, quando tutto sarà completo, l'editore mi darà la rilegatura e l'indice delle stesse. Ma non voglio cominciare da storico. Nel mio percorso delle ricette ho vissuto invece un'emozione particolare.
E questa emozione l'ho tradotta anche in una breve poesia. E dopo essermi ammalaccato su continuamente su queste ricette, non ricette, perché poi alcuni testi di Artusi sono, non contengono la ricetta, ma contengono altro tipo di episodi, ho cercato una chiave che fosse una chiave estrosa, una chiave divertente, e l'ho messa in poesia, ragionando che sia la poesia di una fanciulla o di una donna che dice: l'anagramma di ricetta è attrice, quindi la mamma, la cuoca recita, ma non lo dice. E questo è stato il punto di partenza. È stato il punto di partenza che io non credevo nemmeno possibile, perché ho cominciato a leggere i libri. E i libri erano così sul mio tavolo, e prendo Una cena perfetta di una famosa giornalista milanese e comincio a leggerla con la ricetta attrice. Non la leggo più come se io dovessi eseguire a mano lentamente nella mia cucina singoli dettati, ma comincio a leggerla attraverso una sorta di premonizione fantastica. Ed è quello che mi è piaciuto, perché poi, estendendo alla fine il mio discorso ed estendendolo negli ambiti più usurati, uno degli ambiti usurati in cui la ricetta è attrice è indubbiamente la cucina afrodisiaca. La cucina afrodisiaca è tutto un gioco, è un gioco falso, è un gioco bugiardo ed è nello stesso tempo un giochetto che funziona, che può funzionare. Funziona nella testa esclusivamente di chi lo concepisce e di chi lo si proietta attraverso questo stesso tipo di testi. E così sono andato a rastrellare esperienze di ogni tipo. È stato detto di Artusi che era una persona che viveva le sue ricette, le viveva personalmente, era una persona anche capace perfettamente di cancellare la ricetta dei broccioli, che conservano solo nel titolo broccioli fritti, e parla di tutt'altro, parla delle sue vacanze nelle montagne pistoiesi, parla delle polpette del prete di Piansinatico, che non, ancora oggigiorno nessuno ha capito di che polpette si interessasse, e via dicendo. Quindi la ricetta è una lunga fantasia. È una lunga fantasia che solo la ripetizione e solo la mancanza di originalità ha ridotto a un dettato puramente prescrittivo, noiosamente prescrittivo, per cui alla fine di questo mio breve intervento devo arrendermi a questa definizione di ricetta, che è una doppia lista. Doppia lista di che? Doppia lista di sostantivi con numeri, ahimè, e non è cambiata, e non è cambiata affatto da due secoli a questa parte, e poi una seconda lista di operazioni con verbi all'infinito, con verbi all'imperativo. Cosa c'è di più triste di questa? Non è meglio un'attrice? Quindi vivete questa esperienza che io vi do come suggerimento, come un futuro fantasioso, un futuro nato da una testa balzana, ma un futuro che vi riserverà delle sorprese. Grazie.
E così cominciò Il volo della ricetta. Il volo della ricetta era il titolo che avevamo dato a questo intervento di apertura di Alberto Capatti, La ricetta in volo, e adesso l'andiamo a trovare in un luogo che ci è molto familiare, cioè i giornali. Abbiamo invitato Eleonora Cozzella, che scrive da molto tempo su La Repubblica e altri giornali del gruppo, L'Espresso, e scrive di tante cose, ma si è focalizzata molto su questo tema della cucina, intuendo per tempo, no? Le potenzialità di questo settore. Credo che adesso la accomodiamo qui, la accogliamo con un piccolo applauso, perché quello grande lo facciamo dopo. La ringraziamo di essere qui e le chiediamo che cosa succede quando si affronta il tema della ricetta di fronte a un giornale. Buonasera a tutti. Intanto la ringrazio moltissimo, professore, ringrazio il professor Capatti, il professor Montanari, perché chi fa il mio lavoro vi vede un po' come dei miti, ed essere chiamata a dialogare con voi su questo palco è veramente un onore, oltre che un piacere. Ovviamente, come abbiamo detto, ringrazio peraltro anche la sindaca, buonasera, e sono felicissima perché chi fa il mio lavoro e gira tantissimo per l'Italia e per il mondo, a dire il vero, sentiva un po' la mancanza degli eventi in presenza. E abbiamo fatto tanti webinar e finalmente facciamo un po' di riunioni dal vivo, anche se col giusto distanziamento. E non so se... sì, alle mie spalle lo vedete già, quindi perfetto. Il tasto è la freccetta in giù, il telecomando. Chissà se riesco... no, già non ho indovinato. E pensare che mi sentivo molto... tecnologica. Voilà, eccoci qua. Allora, credo che sia un problema che risolviamo abbastanza rapidamente. Ottimo. Allora, perché questa immagine? Perché dopo aver accompagnato i lettori con i libri, ovviamente, di ricette, come ci racconta anche il professor Capatti, ed essere approdata nelle edicole, non solo nei quotidiani, ma soprattutto nei mensili, nei magazine, nei cosiddetti magazine, e nei settimanali, quindi tutti i periodici, ed essere entrata addirittura nelle caselle di posta elettronica la mattina, se qualcuno di voi è abbonato a alcune riviste di cucina, ha la newsletter, quindi con la ricetta del giorno molto spesso. Adesso le ricette vengono dettate, vengono comunque accompagnate da assistenti vocali. Questa è la mia. Alexa, cuciniamo insieme gli spaghetti alla carbonara. Spaghetti alla carbonara è una ricetta per 4 persone, di difficoltà bassa. Serviranno 15 minuti per la preparazione e 10 minuti per la cottura. Una porzione contiene 680 kcal ed è una ricetta a basso contenuto di nickel. Posso elencare gli ingredienti, fornirti i valori nutrizionali, oppure possiamo iniziare a cucinare. Cosa preferisci fare? Elencami gli ingredienti, poi cominciamo a cucinare. Spaghetti, 320 grammi. Guanciale, 150 grammi. Tuorli, di uova medie 6. Pecorino romano, 50 grammi. Pepe nero, quanto basta. Per preparare gli spaghetti alla carbonara, metti a bollire una pentola con l'acqua per cuocere la pasta. Non ve la faccio poi sentire tutta. Poi elimina la cotenna da 150 grammi di guanciale e taglialo prima a fette e poi a striscioline di 1 cm di spessore. Ti aspetterò per un po' di tempo. Quando hai terminato di, Alexa, avanti. Ecco. Ho fatto questa registrazione ieri sera, perché io ho questo tubetto che vedete qui a fianco alla telefonista degli anni 50, degli anni 60, così, che vediamo anche nei film americani. Ha un po' questa voce Alexa che esce fuori dall'Echo, da Amazon Echo, che è questo assistente vocale, appunto, che è sempre più presente in moltissime case e effettivamente ti segue passaggio per passaggio.
Ma sono, e probabilmente sarà il futuro, perché Alexa è anche in grado, collegandosi al tuo cellulare e al tuo frigorifero, sempre collegato, Bluetooth, wireless e quant'altro, di dirti quali ingredienti ti mancano in casa. E quindi la tecnologia entra sempre di più nelle nostre case e nelle nostre vite. Ma sono moltissimi altri i modi in cui le ricette si sono diffuse in base alle nuove tecnologie, assecondando, comunque cavalcando le nuove tecnologie e anche i nuovi social network. Allora, queste sono, ve le leggo velocemente, non tutte. Olio con latura di alici, pomodorini e basilico per strozza preti. Frullare squacquerone, latte e peperoncino. Stenderlo alla base, sedano crudo, sottinteso ovviamente per guarnizione. Crema di patate novelle, 200 g patate cotte in acqua salata, frulla con 100 g latte e 30 olio, cospargi con capperi, limone, bottarga. Le potete leggere anche voi, questa è simpatica, 50 g cipolla, 100 ml olio, 1 kg piselli, 10 g sale, in acqua, bollire 7 minuti, mixare, raffreddare, guarnire con menta burrata, caviale, RHCP che sarebbe Red Hot Chili Pepper. E allora, che cosa hanno in comune queste ricette? Ve lo dico io, sono tutte in 140 caratteri. 140 battute che era, secondo l'hashtag, il tweet recipe, o la ricetta twittata, appunto il tweet ricetta, di moda veramente qualche anno fa, non ha trovato tutto questo, tutta questa passione che invece aveva trovato in America, dove ci si scambiava le ricette in un tweet, anche perché 140 caratteri sono molto molto difficili. Adesso le battute di un tweet sono diventate 280, e quindi ho messo qui un esempio di una giornalista gastronomica, Anna Prandoni, che ogni giorno dà una sua ricetta in un tweet, appunto 280 battute. Peraltro lei lo fa in modo anche molto più semplice, accompagna davvero l'eventuale lettore, mentre quelli di prima, essendo fatti da chef, con magari non una capacità a comunicare, o comunque anche non un interesse grandissimo a comunicare, avevano accettato la sfida, perché era proprio un challenge questo della ricetta in 40 secondi. E molto più didascalica Anna Prandoni, e anche efficace. E allora, dicevamo, che cosa c'entra con i giornali? Sono venuta a parlarvi della ricetta sui giornali. Ecco perché, appunto, come ho anticipato sbagliando la slide, eccolo qui, mi ricorda un po' dei corsi e ricorsi. Queste sono due ricette che ho trovato su quotidiani ottocenteschi, che sono effettivamente brevissime. Non so se sono 280 battute, ma siamo lì, forse sono 300. E allora, queste sono esattamente The Hutchinson Daily Champion, quindi un giornale, un quotidiano del Kansas, 1875, era il 28 settembre, ed è un polpettone. Sotto abbiamo uno stufato di manzo, è il Liverpool Mercury, l'8 gennaio 1830. Quindi un fenomeno molto, molto, non molto recente, con questo delle ricette che trovano spazio nei quotidiani. Eravamo abituati invece ai libri, ecco questi che vi presento. Perché parlo di libri? Ma semplicemente perché poi mi servirà come paragone per lo stile delle ricette, che cosa cambia dai libri alle riviste, a parte le immagini, ovviamente. Allora, il primo è The Complete Housewife, The Accomplished Gentlewoman's Companion, quindi è la casalinga completa, o anche, come dire, arrivata, realizzata, e questo è oppure il suo, il libro, sarebbe il libro, è il compagno della gentildonna realizzata, arrivata, ma accomplished, in italiano non ha una vera e propria traduzione, comunque è una donna raffinata, colta, in grado di discorrere di cultura, di letteratura, però per essere veramente completa deve anche cucinare. E questo è il primo manuale
di cucina negli Stati Uniti d'America. È stato stampato nel 1742 e in realtà è la versione americana di un libro che era stato già stampato a Londra nel 1727 da Eliza Smith. Ha la particolarità di essere stato anche scritto da una donna, perché infatti quando ho detto il primo scritto da una donna negli Stati Uniti d'America, un ricettario. Quello a fianco, Come posso mangiar bene, siamo lo stesso alla prima volta di un libro di una donna in Italia, però è del 1900, Giulia Ferraris Tamburini firma appunto questo Come posso mangiar bene, ci sono oltre 1000 ricette, fa parte della collana della biblioteca di famiglia. Quindi notiamo già una grandissima differenza nell'editoria delle ricette, quindi nel modo di raccontare l'arte culinaria. Quella dedicata agli uomini di solito era scritta da grandi cuochi e destinata ai cuochi, quella scritta dalle donne è destinata alle casalinghe, alla casalinga perfetta, alla nobildonna, alla moglie, alla madre completa, realizzata. Ecco qua. Ecco perché ho voluto utilizzare questa immagine di Pellegrino Artusi, non me ne vogliate, molto pop, un po' così, no? Dopo Marilyn Monroe, un Artusi in versione Andy Warhol. Perché Pellegrino Artusi è stato veramente un anticipatore di questo tipo di linguaggio che abbiamo visto differenziare tantissimo l'editoria, cioè i libri di cucina dall'editoria, dai periodici, dalle riviste, dai quotidiani. Quindi, come l'abbiamo già detto prima, lo sapete già, nel modo di colloquiare, nel modo di raccontare aneddoti di vita, nel modo di usare quasi la ricetta come pretesto poi per parlare d'altro, fare delle confidenze, ricordare eventi passati. E quindi l'hanno definito come i poeti prima, cos'era? Leopardi? Carducci, Pascoli, io invece qui ho detto il Garibaldi o il Camillo Benso, dipende da quale punto di vista preferiate, perché appunto ho saputo unire le tradizioni regionali in un periodo in cui peraltro l'Italia era politicamente unita da pochissimo e non ancora tutta. Piero Camporesi lo definisce appunto il Manzoni della cucina italiana, colui che ha contribuito a un'identità collettiva. Per me sicuramente è un rivoluzionario, perché la rivoluzione è doppia. Allora, abbiamo detto che i ricettari venivano scritti dai cuochi per i cuochi e invece lui scrive per chi sta in casa, uomini o donne che si dilettino di cucina. E poi non scrive nel linguaggio elitario, non impartisce precetti, non dà norme, ma appunto ha una narrativa molto, molto amichevole. Quindi riesce a spiegare un po' come spiegheresti una ricetta a un amico durante una telefonata. E soprattutto è il precursore di quello che oggi, nel mondo del web e non solo, si chiama UGC, User Generated Content. Quindi sfrutta, positivamente si intende, lettere, ricette di lettori e lettrici per arricchire poi le successive edizioni. Quindi è stato sicuramente il primo e più grande user-generated content della storia, la scienza in cucina. Ecco qui, però, giornali. Le riviste di cucina quindi sono dei moltiplicatori di comunicazione culinaria, perché non si rivolgono più a pochi, ma si rivolgono a molte più persone. Si comprano in edicola, l'alfabetizzazione in generale, in Italia specialmente, ma anche all'estero cresce molto, le donne riescono a leggere i giornali e quindi cambiano insieme lo stile del linguaggio. Anche se vi farei notare, questo è il primo numero della Cucina Italiana, che non era ancora in formato magazine. Raccontano un po' il programma, di che cosa si prefigge la rivista nata nel 1929, quindi ci saranno ricette per la madre di famiglia, per la casalinga perfetta, ci saranno consigli anche di arredamento, di stile, di abbigliamento, però c'è anche il comitato di degustazione. Quindi le donne dovranno cucinare, seguire le ricette, però il comitato di degustazione è tutto maschile, così per dire.
Vabbè. Perché? Non volevo fare solo la battuta, ma volevo proprio introdurre la questione di genere. I libri erano scritti da cuochi rivolti a professionisti della cucina. Le riviste sono rivolte alle donne di casa, alle padrone di casa, alle perfette ospiti. Quindi cambia il linguaggio, perché innanzitutto si stratifica, si costituisce un vero e proprio sapere che può essere tramandato, quindi si affida alla carta stampata ciò che prima veniva raccontato di madre in figlia. E poi si parla finalmente molto di tempi, cosa che prima non avveniva. Prima era quasi poco importante il grande chef che raccontava al professionista che doveva lavorare nella casa dei nobili o a corte, non si occupava troppo dei tempi. Invece la donna, specie poi con l'evoluzione, quindi passaggio agli anni 50, 60, 70, il cosiddetto boom economico, è una donna che magari non lavora più solo a casa e quindi inizia moltissimo a essere preponderante non solo il procedimento della ricetta ma anche la tempistica. E poi sicuramente le riviste diventano simboli, diventano paradigmatiche per il gusto di quel momento e perciò è storia a tutti gli effetti. Quando ho iniziato, prima il professor Montanari ha accennato che sono stata un po' come dire, ci ho visto lungo, perché adesso la gastronomia è un po' un argomento che va di moda. Quando sono diventata giornalista e dissi in redazione io mi occuperei di gastronomia, erano tutti contenti perché non lo voleva fare nessuno, cioè sembrava come dire un giornalismo di serie B, sembrava una cosa relegata a chi non poteva occuparsi di economia, di finanza, di politica, eccetera eccetera. Io in realtà sono sempre stata convinta che parlare di cucina sia parlare di economia, sia parlare di storia, sia parlare di cultura, perché la cucina chiaramente, vabbè, innanzitutto l'agroalimentare è una delle poche cose veramente che sono nella bilancia in positivo nella nostra economia proprio di paese, ma poi c'è tantissima storia raccontata attraverso quello che mangiamo, c'è tantissimo della nostra identità. E quindi attraverso la cucina si riesce veramente a capire e avere il polso della situazione, di quello che si viveva anche nelle case e nel paese. E allora il linguaggio delle riviste, che ormai sono femminili, sono considerate femminili a tutti gli effetti, ci sono non solo consigli di cucina, ma di trucco, di vestiario, ecco, l'abbiamo già detto, diventa però, si femminilizza non sempre a vantaggio delle donne, nel senso che comunque si fa sempre riferimento al loro ruolo di angelo del focolare e si fa sempre riferimento al suo dover accontentare in qualche modo la famiglia. Ecco perché si continua ad esistere la discrepanza tra il cuoco, che non solo è un professionista ma è anche un creativo, a suo modo è un genio, quello che ha la parte artistica della cucina, e la donna invece è quella che deve farlo anche se non dovesse piacerle eventualmente. E quindi si acquista questo tono che in Pellegrino Artusi era stato quasi ironico e invece qui è quasi forzato, perché bisogna anche parlare della casa e della vita privata. Però questo ha un punto molto positivo, ossia si crea comunque una sorta di, oggi la chiameremo community, si crea una sorta di cognizione collettiva, e quindi poi le donne a loro modo faranno questa una sorta di rivoluzione per migliorare le riviste stesse e il modo in cui vogliono sentirsi raccontare le ricette. E qui nascono le testate che sono state definite epicuree, di fronte a quelle cosiddette familiari.
Quindi cosa intendo per epicureo? Intendo che le ricette, i cuochi, le pratiche di cucina, gli ingredienti vengono raccontati da un punto di vista edonistico, quindi si ricerca il buono, la raffinatezza, un po' quello che rappresentavano i libri di cucina scritti dai cuochi per i cuochi. E perciò c'è anche una riappropriarsi di una cultura del cibo e anche della raffinatezza, anche del mangiare per piacere, del mangiare e dell'acquistare determinati ingredienti perché sono buoni, non necessariamente perché sono nutrienti, perché fanno bene ai bambini. E restano comunque anche le riviste familiari, va da sé. Ma le riviste epicuree, mi si passi questo termine, insomma così, dove l'edonismo, infatti sono molto più fotografiche, in qualche modo arrivano a influenzare anche quelle familiari. E quindi adesso è difficile veramente distinguerle, cioè anche le riviste nate per essere più alla mano, più semplici, più alla portata anche di chi non è esperto in cucina, sono dotate di foto molto belle, ci sono gli stylist, ci sono artisti che collaborano con la redazione e quindi non è più solo la vecchia ricetta. Fino a pochi anni prima le ricette erano state anche senza fotografie, adesso è impensabile aprire un giornale e trovare una ricetta che non abbia una fotografia, tantomeno online, perché poi il giornalismo si fa anche online chiaramente, e è assolutamente impensabile. Io ho iniziato Cataweb Cucina con le ricette proprio nel 2004 e non c'erano le foto, è stata la prima trasformazione, il primo restyling del sito che è stato fatto e ancora nel 2004 non era reputato così importante la foto, adesso invece dai click notiamo che non viene neanche aperta una ricetta senza la foto, perché è come se mancasse anche, a parte che non vieni attratto, non vieni incuriosito, ma poi è come se non ci fosse il confronto con quello che vuoi vedere alla fine. E allora, come si scrive una ricetta? Abbiamo detto che il tempo è fondamentale, perché adesso si va nell'ottica dell'organizzazione della giornata, ecco perché arrivano le newsletter di cucina la mattina con i consigli degli acquisti. E quindi lo sforzo di solito è di farla realmente chiara, non perché debba essere normativa e da lì non ci si possa muovere, ma anzi lo sforzo è di dare consigli in modo che il fruitore della ricetta riesca a capire tutti i passaggi, ma eventualmente anche a fare apportare le proprie modifiche. Per esempio il successo di questa spaghetti alle vongole perfetti, forse vi farà ridere, era che lo chef consigliava di utilizzare i lupini anziché le vongole, che chiaramente sono diversissimi, hanno un rapporto di prezzo credo 1 a 4, 4 kg di lupini, 1 kg di vongole, forse anche di più, e spiegava tutti i trucchi passaggio per passaggio, è una ricetta lunghissima, tant'è vero che io di solito non firmo le ricette degli chef, ma in questo caso era una sorta di intervista in cui io, mettendomi nei panni di una persona che non avesse mai fatto un piatto di spaghetti con le vongole, ci volesse provare, volesse farli perfetti, gli facevo un sacco di domande e quindi è proprio un'intervista, domanda e risposta. Ha avuto molto successo, queste sono tra le ricette più cliccate. E quindi ho proprio notato quale fosse il bisogno di chi va a cercare la ricetta. È cambiato quindi, professore? Sì, moltissimo, è vero, perché c'è anche più curiosità. A volte si danno per scontati dettagli che invece non sono assolutamente noti, al contrario a volte in maniera pedante si ripetono, insomma in modo anche tautologico, cose assurde tipo tagliare la carne con il coltello. Non vedo come altro avrei potuto tagliarlo, quindi è importante che l'approccio sia di rispetto verso chi ti legge. Ecco in che senso anche scrivere una ricetta può essere un lavoro giornalistico. Poi faccio molto altro, però presto molta attenzione alla ricetta perché vorrei scriverla come poi vorrei leggerla se non l'avessi scritta io. Un'altra cosa, dicevamo prima uomini, donne, qui faccio un passo indietro invece.
Nella dicotomia tra chef che scrivono per gli chef e donne che scrivono per le casalinghe c'è sempre poi di mezzo il VIP, perché è un altro filone questo, come se un VIP, insomma un uomo famoso nel mondo dello spettacolo, uomo o donna, in America a quei tempi molto più gli uomini prestano le loro ricette a questa raccolta, è una raccolta della radio, era una radio di Siracusa in America, la WFBL, che ospitava quindi i cantanti in radio, chiedeva loro la ricetta e poi la pubblicavano sul giornale, vedete poi c'è anche scritto che lo avrebbero sentito alle 9 p.m. Nello show di Frank Sinatra, e così ogni settimana avevano una ricetta che veniva pubblicata sul giornale, alla fine è diventato un libro, si può anche acquistare questo libro. E la particolarità è appunto che sono ricette piuttosto note, che però se le fa il VIP vengono più seguite. Succede anche, può essere il grande chef, può essere il personaggio famoso, tutti hanno riso perché è diventata un po' un tormentone Belen che dà la ricetta del petto di pollo grigliato, e la ricetta è di mettere il petto di pollo sulla griglia e girarlo. E quindi non è colpa sua, le hanno chiesto una ricetta di una cosa che mangi e giustamente lei ha dato questo, però è stata cliccatissima, quindi a volte non sempre è il merito della ricetta, ma è il merito di chi dà la ricetta. E allora, gli stili delle ricette sono tantissime. Teutonico, che è uno chef e un consulente che ha fatto tantissimi video, anche per il Gambero Rosso così, dà un consiglio alle food blogger, che ormai sono molto vicine al mondo del giornalismo gastronomico, chiaramente, dice fate la vostra la ricetta, ma soprattutto ricordatene la paternità o maternità, nel caso non l'abbiate inventata voi, anzi è bello proprio dare un omaggio all'inventore della ricetta e poi farla vostra. Va da sé che, e così concludo, va da sé che la nuova frontiera delle ricette sono i video, chiaramente. Sempre di più YouTube è il punto di riferimento per cercare una ricetta, anche perché in quel modo si vedono tutti i passaggi. Mi viene in mente il successo incredibile di Benedetta Rossi, che non è quindi Benedetta Parodi, ma Benedetta Rossi. Anche lì sono due modi diversissimi di raccontare le ricette. Uno di andare a cercare nelle tradizioni, nelle cotture lunghe, nei sapori di una volta. Chiaramente l'altra, Benedetta, ha un po' sdoganato anche la donna, ha permesso di non avere il senso di colpa alla padrona di casa che non ama cucinare, non ha tanto tempo di farlo e usa anche delle scorciatoie dal dado ai preparati e così via. Ma questa è una cosa che notiamo nei ricettari già negli anni 60, quando le ricette diventano anche veicolo di comunicazione per la nuova industria, non solo quella alimentare ma anche quella degli elettrodomestici, per esempio. E allora, abbiamo detto, le ricette tendono a essere spesso, avere più successo se sono molto molto sintetiche, però allo stesso tempo si cercano molto i video. Allora, quindi così vediamo un pochino. Foto, video, blog, chef, principianti. Forse, secondo me, il futuro è su TikTok. Chiaramente questa è una provocazione e non so quanti di voi conoscano TikTok, ma il video massimo può avere una durata di un minuto. E allora voi direte, com'è possibile fare il video di una ricetta in un minuto? Ora ve lo mostro, però prima mi sono segnata un po' di dati. Ecco qua. TikTok ha 2 miliardi di download, quindi 2 miliardi di persone ce lo hanno sul loro cellulare. Ha 700 milioni di utenti attivi al mese, 40 milioni di utenti attivi al giorno. Quindi immaginatevi se una vostra ricetta ha successo su TikTok. C'è approdato per esempio anche Fanpage, che è uno dei siti di video e di notizie, ma anche di video, di informazione, insomma, tra i più seguiti in Italia. Ha 1,5 milioni di utenti unici al giorno. Utenti unici vuol dire che se quell'utente si collega e guarda tre pagine diverse, viene considerato solo una volta. Quindi le pagine viste sono molte, molte, molte di più. E questi sono dati AudiWeb. Allora, addirittura Fanpage, che è un colosso dell'informazione, soprattutto
tra i giovani ha capito l'interesse sempre maggiore per la cucina e infatti ha lanciato una nuova piattaforma che è Cookist, che si propone evidentemente di fare concorrenza ai vari Giallo Zafferano e piattaforme che hanno successo da questo punto di vista. E chissà, magari, visto che sono approdati su TikTok e hanno creato Cookist, magari le prossime ricette saranno così, vediamo. C'è un video in un minuto. Ecco come fare queste patate in padella super croccanti. Innanzitutto dovremo lessare le patate, decidete voi se lasciare la buccia o toglierla. Dovranno bollire per circa 15 minuti, dipende dalla grandezza. L'importante è che non siano del tutto cotte e le tagliamo in fette spesse. A questo punto facciamo un mix di parmigiano e paprika, spargiamolo sopra le patate e mescoliamo. Ci spostiamo in pentola e mettiamo un po' d'olio. Una volta che l'olio è caldo, mettiamo le patate. Saliamo e aggiungiamo il rosmarino. Saremo pronti a girarle quando si sarà formata una crosta dorata. E a questo punto, super croccanti, le togliamo dal fuoco. E sentite che meraviglia! Allora, si chiama Diletta, io non la conosco. Casualmente mi sono trovata a seguirla quando aveva 8 follower, adesso ne ha 560.000 e lei era Diletta. Non so, magari il futuro può essere quello, se vi interessa, piatto ricco. Grazie, grazie mille. Diciamo che più liberata di così la ricetta. Grazie mille a Eleonora Cossella. Da domani mattina diventerò un utilizzatore seriale di TikTok. Giustamente dicevi, non tutti lo conoscono, io sono uno di quelli, perché l'ignoranza poi crea cultura, no? Perché uno impara delle cose. E quindi è un'app? Prima, la prima cosa che faccio domani è di scaricare questa app. Prima di cominciare invece a caricare ricette. Bene, avete sentito come parlare di giornali ci porta verso un mondo che non è più solo quello della parola, ma anche quello dell'immagine. Immagine di cui parleremo molto in questi due giorni, necessariamente, perché non siamo i primi nella storia a amare le immagini come strumento di informazione e di comunicazione. Facevano così anche nel Medioevo. Però è evidente che oggi l'immagine ha un'importanza fondamentale. E forse Artusi si sarebbe un po' inquietato a leggere l'aggettivo perfetto messo vicino a una ricetta, però avete capito che è una perfezione ironica, perché poi se uno ti fa gli spaghetti alle vongole con i lupini, stiamo scherzando. Quindi stiamo parlando di ricette perfette, ben consapevoli che la perfezione non esiste, per fortuna, perché sennò la fantasia sarebbe da bandire. E parlavo delle immagini anche perché adesso con Giacomo Manzoli, insegna all'Università di Bologna e fra le tante cose che fa nella vita è direttore del Dipartimento di Arti Visive e la sua competenza accademica principale, una delle competenze accademiche principali è quella di essere uno studioso di storia del cinema. Quindi è venuto, diciamo, spontaneo, è venuto facile invitarlo qui a parlarci della ricetta nel cinema e io lo ringrazio molto di aver accettato questo invito e di essere qui con noi. Grazie. Intanto per invitarti ulteriormente, per invogliarti ulteriormente a scaricare TikTok, vorrei dirti che è stato messo al bando da Trump, quindi c'è un'ulteriore motivazione che
ti può spingere a frequentare il mondo dei super giovani. E, no, per prima cosa desideravo ringraziare ovviamente il sindaco Milena Garavini, Casa Artusi, ma in particolare Massimo Montanari per avermi coinvolto in questo interessantissimo convegno, in questo splendido luogo. Non solo è stata per me l'occasione di recuperare un'antica passione per Pellegrino Artusi, verso il quale ho nutrito in passato un interesse linguistico ancor prima che culinario. È vero che, come diceva Massimo, insegno storia del cinema, ma mi sono laureato in storia della lingua italiana con Maria Luisa Altieri Biagi, che insomma tu hai ben conosciuto, e è stata anche l'opportunità per scoprire il testo dell'amico dell'Artusi che è stato evocato prima, cioè Lorenzo Stecchetti alias Olindo Guerrini, L'arte di utilizzare gli avanzi della mensa, del 1918, che quindi anticipava di circa un secolo in modo direi anche meno retorico e ideologico Greta Thunberg e tutto il movimento per la riduzione dello spreco. Ma appunto era un testo del 18, del 1918, e gli apparati dei media audiovisivi erano a dir poco rudimentali. Infatti quando nasce il cinema, siamo nel 1895, e Pellegrino Artusi aveva già compiuto 75 anni, aveva pubblicato da 4 anni La scienza in cucina e si avviava verso la fase discendente della propria vita. Era un uomo risorgimentale, fortemente ancorato, giustamente, alla galassia Gutenberg. Se anche avesse avuto il tempo di calarsi nell'atmosfera rarefatta della galassia Lumière, avrebbe dovuto attendere molto tempo perché lo sviluppo della settima arte desse valido riconoscimento alla scienza culinaria e alla pratica di cucinare, con tutta la quantità di fattori che è in grado di incorporare e rappresentare sotto il profilo culturale, simbolico, sociale, antropologico e così via, cose di cui parleranno i prossimi relatori. È come se per molto tempo due fattori avessero inibito il cinema dal rendere opportuno omaggio alle ricette e alla loro esecuzione. Da una parte l'esigenza di concentrarsi per economia narrativa su azioni che risultano strettamente funzionali allo sviluppo della trama e che costituiscono un fattore di eccezionale interesse per lo spettatore. Il cinema è un'arte dell'ellissi e sembra essersi a lungo disinteressato quindi alla pratica culinaria, considerata evidentemente troppo poco spettacolare, troppo comune, quotidiana, in fondo troppo volgare per meritare l'attenzione della macchina da presa. Qualcosa che può essere tranquillamente saltato per non compromettere appunto il ritmo del racconto. Non è un caso perciò che le pochissime ricette messe in scena per molto tempo sullo schermo cinematografico siano virate in chiave satirica, come nella celebre sequenza di Tempi Moderni, della Febbre dell'Oro, in cui Chaplin, in preda ai morsi della fame, spiega come cucinare e delibare lo scarpone. Oppure in chiave orrorifica, come la sequenza disneyana celeberrima di Biancaneve, in cui la perfida Grimilde attinge a un sinistro ricettario per mettere assieme ingredienti che sembrano aver ispirato una certa tendenza immaginifica della nouvelle cuisine nella denominazione degli alimenti: polvere di mummia, tenebre di notte, cacchino di strega, urlo di terrore, turbine di vento, schianto di folgore. La cosa straordinaria è che la strega cattiva, in assoluta controtendenza rispetto al moderno healthy food, in cui la funzione antiossidante di qualsiasi cosa viene enfatizzata al massimo, la regina malvagia, dicevo, prepara questo intruglio al fine di spostare in avanti le lancette dell'orologio biologico di almeno 40 anni e di invecchiarsi per non essere riconosciuta da Biancaneve. Ma i tempi cambiano e sono ormai diversi decenni che il cinema ha adottato un atteggiamento molto più accondiscendente nei confronti di ogni pratica relativa alla cucina, compresi la compilazione del ricettario e l'esecuzione delle ricette.
Un ruolo importante in questo senso l'ha giocato evidentemente l'avvento di una società affluente e l'attenzione che la concorrente diretta del cinema nel sistema dei media, la televisione, ha saputo da subito accordare al tema. Non voglio anticipare temi di cui parlerà domani Giorgio Simonelli, ma se un uomo di cinema come Mario Soldati ha scritto memorabili pagine televisive andando alla scoperta degli antichi sapori e un altro cineasta come Ugo Tognazzi era riuscito a diventare anche un punto di riferimento televisivo per quanto attiene la diffusione della cultura agroalimentare, era inevitabile che un certo interesse venisse travasato anche nel cinema italiano degli anni 60 e 70, come dimostrano le ricette spudoratamente preziose e ricercate che lo stesso Tognazzi prepara in La grande abbuffata di Marco Ferreri. E sarà ancora un uomo di cinema come Massimo Boldi a proporre in televisione in modo sistematico nel 1980 la prima satira del cuoco televisivo, quello, il cuoco fiorentino contrario alla pentola a pressione perché non si può vedere la cottura, nel programma A tutto gag. Ma è proprio attorno alla relazione che si instaura fra una celebre cuoca del teleschermo e una sua giovane emula attiva sui social network che ruota uno dei film contemporanei che con più sensibilità si è cimentato con la rappresentazione cinematografica della ricetta. Sto parlando ovviamente del film Julie and Julia, scritto e diretto dalla grandissima Nora Ephron, sceneggiatrice di Harry, ti presento Sally e altre meravigliose commedie statunitensi, interpretato fra gli altri da Meryl Streep, che mette in scena i destini incrociati di due donne, lontane nel tempo ma vicine nello spirito, nel momento in cui una blogger contemporanea decide di cucinare nel corso di un anno, cioè in 365 giorni, tutte le 524 ricette che compongono la Bibbia americana della cucina francese, il libro Mastering the Art of French Cooking di Julia Child, divenuta famosa per aver condotto per oltre un decennio, a partire dal 62, un popolarissimo cooking show, The French Chef. E vorrei mostrare il primo esempio, così avete la vera, non Julia Child Mary Streep, ma la vera Julia sisters, Child. Miss Broiler, Miss Fryer, Miss Roaster, Miss Caponette, Miss Stewart and old Madam Hen. But we're spotlighting Miss Roaster of the Year, measuring in at 14, 15, 14. We're roasting Miss Chicken today on the French Chef. The French Chef is made possible by a grant from the Polaroid Corporation. Va bene, direi che possiamo Julia Child presents the fermarlo qui. Benissimo, grazie. Avete visto? È una donna che ha una biografia veramente notevole ed era una donna molto particolare, altissima, goffa, con questa voce abbastanza sconcertante, soprattutto in un video televisivo, ma estremamente autoironica. E nel film della Ephron il ricettario della Child diventa il centro di un percorso di crescita e di consapevolezza per questa ragazza, che si rispecchia nella saggezza dell'antenata per raggiungere un alto grado di emancipazione personale e di illuminazione gastronomica, che si manifesta come segue, e mostrerei il secondo esempio, che invece è tratto dal film della Ephron. Judith, would you take a look at this? Our intrepid literary scout, Avis Devoto, is friends with some woman who's written a huge French cookbook. Houghton Mifflin just turned it down. French recipes for American cooks. Terrible title. Have fun, Judith. Thank you.
Yum! Oh. Ecco, si esprime un po' come Kung Fu Panda, ma quel laconico yam che commenta il raggiungimento della perfezione, non della ricetta in quanto tale, ma nella preparazione di una complicata bœuf bourguignon, segnala il fatto che la protagonista ha imparato l'arte dell'autodisciplina, della pazienza, della gestione del tempo e degli istinti e può dunque finalmente aspirare a giocare un ruolo da protagonista nella sua stessa vita, grazie al magistero offerto dalla Child attraverso la mediazione del ricettario in questione. La ricetta è il testo di partenza, come un testo teatrale o meglio ancora come uno spartito, ma è l'interprete che deve acquisire la maturità necessaria a suonare in modo appropriato quello spartito. D'altra parte, il tema della ricetta come luogo di un confronto intergenerazionale che lega per il tramite del gusto e di pratiche desuete i giovani dispersi nel trambusto della postmodernità alle proprie radici è ampiamente esplorato anche da altri film, in particolare in Oriente. Ne cito tre. Uno è Le ricette della signora Toku, un film del 2015, tratto da un racconto di Sukagawa, nel quale è la sapienza antica di una signora giapponese nella preparazione dei dorayaki con azuki, dolci giapponesi con la crema di fagioli rossi, dolci anch'essi ovviamente, e la sapienza di questa signora nel cucinare questi dolci a salvare dal fallimento un chiosco nella periferia di Tokyo. Ancora un altro film, What's for Dinner Mom, c'è solo il titolo inglese perché in Italia non è stato distribuito, ma è un film del 2016 di Matsuhito Shirana, nel quale la scoperta di un libro di ricette della madre morta 20 anni prima si rivela essere il vero e proprio diario di una vita che induce la protagonista a intraprendere un viaggio verso Taiwan per riconciliarsi col proprio passato in una fase particolarmente delicata della vita. E ancora The Last Recipe di Yoshiro Takita, nel quale l'intera trama ruota attorno alla riscoperta delle ricette di un celebre cuoco giapponese che si chiama Yamagata, attivo in Manciuria negli anni 30. Ma c'è anche un esempio italiano che non potevo non citare, in questo senso è un film molto noto, Pranzo di Ferragosto, girato da Di Gregorio nel 2008. Mostrerei l'esempio qui di una sequenza particolarmente significativa dal mio punto di vista. Parmigiano così? Sì, mettercene un po' qui. Ora questa mozzarella. Sì. Mettici tu. Questo è venuto intero. Vabbè, tagliamolo con le mani, tanto siamo in famiglia qui. Ormai, eh? No, tutto, perché di sopra si deve mettere sì, si deve mettere. Ma sopra la deve fare la crosticina? La crosticina al forno deve essere adatto il forno, bisogna vedere se non la farà bruciare. Ho capito. Te lo fai in goccetta di vino? Guarda che c'ho il vino buono, eh? È lo vuoi il goccettino? Poco però. Con un po' d'acqua? Sì, un po' d'acqua. Ce la vuoi? Sì, un pochetto. È peccato, eh? Ma ce la metto. Ecco, la crosticina torna sempre, filo conduttore. Ecco, qui avete visto l'esecuzione sorvegliata della pasta al forno e la trasmissione orale
della relativa ricetta è uno dei momenti in cui si salda il divario generazionale nel segno della riscoperta di riti e ritmi antichi, della convivialità, dell'affetto e della cura reciproca. Ma non è certo solo questa l'unica possibile declinazione del tema ricette in ambito cinematografico. Se uno digita la parola ricetta, recipe, fra le keywords del principale sito dedicato al cinema, che è Internet Movie Database, compaiono circa 750 titoli, per dare la dimensione del fenomeno e testimoniare anche l'incredibile attrazione che il cibo e la cucina esercitano sul cinema contemporaneo. Un tema su cui sono state scritte numerosi testi in Italia, negli Stati Uniti, in altri paesi, di cui io stesso, sempre sollecitato dall'amico Montanari, mi sono cimentato. Allora, in questi 750 titoli un ruolo preponderante lo giocano chiaramente cortometraggi e documentari, fra i quali troviamo tutta una sezione dedicata a ricette di salute e benessere. C'è un molto esplicito Foods That Cure Disease del 2018, ma anche una serie di bizzarrie straordinarie. Quella che mi ha colpito di più è un film russo del 2009, il regista si chiama Peter Kerekes, il film si intitola Cooking History ed è dedicato alle principali ricette dei cuochi militari di tutto il mondo. È andato a intervistare tutta una serie di cuochi militari che hanno spiegato le loro ricette, il passo successivo saranno i cuochi dei carceri. Moltissimi titoli sono documentari dedicati a figure di grandi nomi televisivi, di grandi cuochi televisivi, da Gordon Ramsay fino a meno grandi, come la citata Benedetta Parodi, passando per figure meno note in Italia, ma care al pubblico americano, interpreti di cucine multietniche, che vanno da Ina Garten a Gok Wan fino a Naja Hussain. E non mancano però anche incursioni di cuochi dal nome celebre ma dalla professionalità un po' incerta, come quello che vi vorrei mostrare nel prossimo esempio, che farei partire, tratto da un film del 2007. È un We're cooking quinoa. Start with a pan, and this pan is unbelievable. It's such a good pan. I'm gonna put in about this much water. I'm gonna set this pan on the stove. Nice hot flame. Quinoa. This is a bag of quinoa. Quinoa, they say, I don't know for sure that it's true, but they say that it's a grain, the only grain. Quinoa, it's like sand, this quinoa. It's gonna puff up, I'll tell you. This quinoa for later. Little vegetable bouillon cubes. I'm gonna open that drawer. It'll be happy waiting right here. I'm gonna look at the clock. And now I'm gonna add the quinoa. Here it goes. I'm gonna go over here and get these paper towels and fold it for later. Organic broccoli. I'm looking at the clock. 55 minus 3 is 52. A bowl, there. This fine crystal wine glass, because this is what you do when you're making quinoa. To buy some time, you have some wine. Cheers. This is just sitting, taking a smoke, thinking of all those little quinoas bubbling away in that pan. Va bene, direi che ha reso l'idea. A un certo punto
Non succede niente di grave, non viene ucciso nessuno, non si trovano cadaveri, anche se naturalmente l'atmosfera non inviterebbe ad andare a cena da David Lynch. Il film si intitola David Lynch Cooks Quinoa e è un cortometraggio molto ironico che lui stesso ha girato nel 2007 e anche è semplicemente la ricetta per cucinare la quinoa, che è il suo piatto preferito, e quindi suggerisce come farlo, ma nelle sue mani l'effetto Twin Peaks è inevitabile e l'abbiamo appena visto. Ma nei 750 titoli ci sono tantissimi film, nei 750 titoli indicizzati anche con la parola recipe. Ci sono anche tanti titoli narrativi di finzione, ovviamente non ci provo neanche a nominarli tutti, ma provando a individuare delle tipologie, la ricetta può essere il punto di contatto fra culture diverse. Ad esempio, in un film che si intitola The Ramen Girl, un film di Robert Ackerman di 2008, in cui c'è una ragazza americana che va in Giappone per ragioni sentimentali, la storia finisce e lei va a lavorare in un locale dove si cucina i ramen, e tutto il film racconta della sua ricerca, della propria ricetta personale, cerca di trovare una propria ricetta personale che la soddisfi veramente, che possa essere servita anche a dei commensali giapponesi, che ovviamente sono piuttosto diffidenti di fronte all'idea che sia una ragazza statunitense a cucinargli il loro piatto, uno dei loro piatti per eccellenza. Ma anche un altro film che si può citare, un film molto ben recitato, si intitola Amore, cucina e curry, è un film del 2014 che forse qualcuno conosce, di Lasse Hallström. La protagonista è Helen Mirren, grande attrice britannica, che in quel caso interpreta la proprietaria nonché cuoca di un ristorante stellato in Francia, che si è assunta il compito di difendere la tradizione e la purezza della cucina francese, e si trova a un certo punto nella propria cucina un cuoco indiano, un giovane cuoco indiano di grandissimo talento, che rivisita costantemente le sue ricette tradizionali mettendo un tocco, oggi si direbbe fusion, un tocco orientaleggiante. All'inizio è scandalo, è repulsione, ma piano piano il ragazzo riesce a farsi capire e la rivisitazione della ricetta, il ripensamento della ricetta viene accettato anche dalla signora in questione, che sviluppa nei suoi confronti, tramuta, trasforma la sua diffidenza e la sua ostilità in un affetto quasi materno. D'altra parte, al contrario, può diventare anche il luogo di rivendicazione di una identità differente connotata su base etnica. Un film esemplare in questo senso è sicuramente La ricerca, il tentativo di affermare, diffondere, comunicare l'autentico couscous al pesce, che è la base della trama dell'omonimo film Couscous, diretto nel 2007 da Abdel Kechiche. Ma come avveniva anche questa idea della purezza di una ricetta come affermazione di una differenza etnica rispetto al luogo in cui ci si trova a vivere, avveniva anche nel celebre pranzo del padrino, no? Nel film di Coppola, oppure in un bellissimo documentario del 74, Italian Americans, diretto da Martin Scorsese, in cui a un certo punto Scorsese mette in scena sua madre, intervista sua madre, che spiega la sua ricetta delle meatballs, e attraverso la spiegazione della ricetta racconta la storia di questa famiglia e della sua integrazione sul suolo, questa famiglia ovviamente di emigranti italo-americani, e la sua integrazione.
Un esempio simile c'è anche in Big Night di Stanley Tucci, in cui uno dei due fratelli pretende di cucinare per degli avventori americani un risotto ai frutti di mare senza conchiglie e naturalmente fallisce miseramente nell'intento, perché gli americani le conchiglie le vogliono. Ma le ricette sono spesso il segno di un'affermazione e di un riscatto personale. Pranzo di Babette, chiaramente, Il brodo di tartaruga, ma anche un film più recente, molto interessante, anche La cuoca del presidente, un film francese del 2012, dedicato alla figura di Danielle Delpeche, che per decenni è stata la cuoca e depositaria dei segreti di François Mitterrand e quindi della Francia intera, vedendoli dalla cucina. Oppure del protagonista di un film del 2014 di Jon Favreau, La ricetta perfetta, in cui il protagonista è un cuoco che viene ridotto sul lastrico da un affilato food blogger che lo stronca sui social, ma ritrova se stesso e il rapporto con il figlio a bordo di un food truck in cui viene elaborata la ricetta del perfetto panino cubano. Come detto, gli esempi che si potrebbero portare sono infiniti, da Vattel alla fabbrica di cioccolato, dal favoloso mondo di Amélie a Come l'acqua per il cioccolato, fino alla reviviscenza di Ratatouille o al primo Woody Allen, che pochi lo sanno, ma ha cominciato con un film, una commedia scatenata che si intitolava Che fai Ruby, in cui tutta la trama ruotava attorno al mistero della ricetta perduta di un'insalata con le uova. Ma vorrei chiudere, visto il tempo, con due esempi estremi, ma ugualmente significativi. Il primo va visto e riguarda la perizia di un gruppo di cuochi molto molto particolari. Mostrerei il quinto esempio, che appunto è l'ultimo. In prigione la cena era una grande occasione. C'era sempre un primo di pasta e un secondo di carne o pesce. Polly stava scontando un anno per oltraggio alla corte e aveva una mano favolosa per tagliare l'aglio. Usava una lametta e lo affettava così sottile che si scioglieva nella padella con pochissimo olio. È un ottimo sistema. Vini era incaricato della salsa di pomodoro. Sentite che odore. Lo sento. Ci sono tre qualità di carne nelle bottiglie. Che c'è adesso? Vitello, manzo e maiale. Ma devi avere il maiale. No, mi serve per dargli sapore. Ne basta secondo poco. Me ci metteva un po' troppa cipolla, ma era sempre un'ottima salsa. Sì, ci metti troppa cipolla nel sugo. Non ne ho messa troppa, Paul. Tre cipollette piccole, tutto qui. Tre cipolle? E quanti barattoli di pomodoro? Sì, ma ce ne ho messi due da un chilo. E allora non ci vogliono tre cipolle? Johnny Dio faceva la carne. Non avevamo la graticola, va bene, e Johnny faceva tutti in padella. Possiamo senz'altro fermarci qui con l'esempio. Questo è Quei bravi ragazzi, sempre di Martin Scorsese. Avete visto con che concentrazione e perizia questo gruppo di boss mafiosi che si trovano in carcere seleziona le proprie ricette, poi le elabora, le perfeziona, le discute collettivamente. La mano con cui viene affettato l'aglio, con un utensile specifico come la lametta da barba, la ricetta diventa tante cose insieme, è il segno certamente dell'appartenenza, no, dell'identità comune di questi personaggi, ma anche il segno del loro potere, poter eseguire una ricetta accurata all'interno del carcere, cioè il luogo per eccellenza in cui tutto viene uniformato e anonimizzato per coloro che si trovano lì dentro. L'ultimo esempio con cui volevo chiudere è da un film più recente, molto, molto famoso, che ha vinto l'Oscar lo scorso anno. Sto parlando di Parasite, il film coreano del regista Bong Joon-ho. A un certo punto del film c'è una sequenza molto inquietante, ma anche geniale da un certo punto di vista, in cui non so quanti abbiano visto il film, insomma è tutta una satira
grottesca e molto crudele dei rapporti in Corea fra poveri e ricchi. La proprietaria di casa, una ricca signora sofisticata, chiede alla sua governante di cucinare un piatto tradizionale, il Ramdon, che ritenendo assolutamente scontato che questa signora di una certa età, che viene dagli strati più bassi, più umili, diciamo così, della popolazione, non possa non conoscere questa ricetta tradizionale che piace tantissimo al suo bambino. La donna deve tenersi il lavoro, dice che certamente lei conosce come si fa il Ramdon, ma appena messo giù il telefono si chiede: ma che cavolo è il Ramdon? Perché non l'ha mai mangiato, è un piatto sofisticato e particolare, per quanto tradizionale, ma ha acquisito una valenza completamente diversa. E la scena rappresenta tutto il cortocircuito che si può creare oggi nel rapporto con il cibo, perché questa donna disperata mette insieme un piatto completamente diverso, il cui nome per me è impronunciabile, Jipaguri o qualcosa del genere, cucinando degli instant spaghetti che si chiamano letteralmente, questo in Corea, vengono venduti come chapaghetti, mettendo insieme insomma il peggio che si possa immaginare del junk food da supermercato. Ci mette sopra alcuni pezzi di manzo e lo presenta come Ramdon, con piena soddisfazione del bambino che non si accorge assolutamente della differenza. Allora, cortocircuito fra diversi significati e relazioni che le classi sociali hanno con le ricette contemporanee e tradizionali, visto che questa donna, essendo povera per tutta la vita, aveva mangiato junk food, appunto cibo da poco, e con quello aveva nutrito la sua famiglia, non conosce affatto la ricetta in questione. E alla fine, come volevasi dimostrare, insomma, la ricetta diventa soprattutto una questione di classe. Grazie per l'attenzione. Grazie Giacomo Manzoli, che in una mezz'oretta ci ha fatto una bella esemplificazione di un caso esemplare di del tema che stiamo trattando, cioè la liberazione della ricetta all'interno del cinema, cioè qualcosa che per molto tempo non è esistita perché è ritenuta lunga, sconveniente, inutile, e che poi invece è esplosa a mano che è diventato socialmente condivisa l'idea che attorno alla ricetta si possono ricostruire delle storie, si possono ricostruire dei valori sociali, dei valori culturali, dei valori economici, dei valori politici, e quindi la ricetta è diventata un'occasione di narrazione anche all'interno del cinema. Il modello artusiano che si fa film in qualche modo. E grazie quindi a Giacomo Manzoli. E adesso andiamo su un cinema più piccolo, perché passiamo dal grande schermo alla piccola etichetta. Abbiamo invitato il nostro amico Gianfranco Marrone, che insegna semiotica all'Università di Palermo ed è arrivato qua ieri notte, perché i voli da Palermo a Bologna sono pochi, e il più comodo per loro, dico per loro perché è arrivato assieme a Dario Mangano, che ascolteremo domani, arriva verso l'una di notte, qualcosa del genere, a Bologna poi bisogna venire a Forlimpopoli, che i collegamenti notturni tra Bologna e Forlimpopoli non sono semplicissimi. E a Gianfranco Marrone, che un po' come Artusi si troverebbe in questo luogo, si trova in questo luogo
a suo agio, perché ha appena pubblicato un libro che si chiama Dopo la cena, citazione eucaristica, allo stesso modo. E abbiamo la sfida che abbiamo lanciato al nostro amico Marrone è di raccontarci la ricetta sull'etichetta, cioè di come la ricetta compare, viene raccontata in quelle piccole cose che accompagnano i prodotti, appunto, che sono le etichette commerciali. Grazie Gianfranco. Grazie Massimo, grazie dell'invito. Un po' meno grazie sulla sfida che mi hai lanciato, perché non è evidente, poi soprattutto dopo aver ascoltato le relazioni precedenti non posso che dire che abbasserò enormemente il livello. Non vedremo infatti delle cose molto carine, ma quello non è colpa sua, non è colpa mia. Allora, tre indicazioni preliminari che danno un po' l'idea del mio sconforto. Il primo è legato al fatto che io sono andato a cercare queste benedette ricette nelle etichette e il problema grave è stato che non ho trovato neanche le etichette, nel senso che sono veramente praticamente scomparse dai consumi tradizionali. L'etichetta potremmo dire che non esiste più, oppure che, fatemi passare il gioco di parole, c'è una etichetta dell'etichetta, nel senso che c'è una morale, in qualche modo, una piccola morale, appunto un'etichetta implicita in tutto questo. Si trovano ancora certamente nelle bottiglie di vetro, soprattutto, eccetera, dove appunto ricette non ce ne sono, ma forse l'etichetta è sparita perché si è espansa e ha ripreso tutto quanto il supporto della confezione, non è più qualcosa che si giustappone, che si appiccica in qualche modo a una confezione precedente, ma è tutta quanta la confezione che diventa una grande etichetta e a volte su quella confezione possiamo trovare l'etichetta disegnata. Quindi, in poche parole, come leggete dietro di me, mi sono deciso a spostare leggermente il focus del mio intervento, proprio perché ho trovato invece moltissime ricette nelle confezioni del food, in quello che si chiama tradizionalmente il packaging. Allora, diciamo che se prima le etichette in qualche modo erano collegate ad una nozione di marketing, che è quella del label, il packaging invece ha a che fare con un'altra questione che ci interessa più da vicino e che mette insieme, lo vedremo, il discorso gastronomico con il discorso di consumo, che è quello del brand. Allora, nei packaging troviamo tantissime etichette, non in tutti però. Ecco, la seconda osservazione che farei è proprio questa, che non in tutti i packaging del food ci sono le ricette. Dobbiamo escludere innanzitutto i pack cosiddetti di lusso, quelli di prodotti di fascia alta, che hanno un design molto minimal, diciamo così, che va più a togliere che aggiungere, e dunque lì etichette non ne troviamo, perché appunto per etichetta non sta bene metterle. Così come al contrario non troviamo ricette nei pack, diciamo così, low cost, quelle da discount, dove la confezione si riduce soltanto al suo uso per trasporto, di conservazione e quant'altro, e poi soprattutto ovviamente a un certo punto sparisce pure il packaging, quella che oggi è una delle grandi mitologie della gastronomia, cioè lo sfuso, dove non c'è più neanche il packaging ovviamente, e quindi in qualche modo si pensa che in questa mitologia anti-brand dello sfuso chi compra lo sfuso sa già benissimo come cucinare i prodotti. Terza osservazione, se le ricette in qualche modo escludono l'alto e il basso, se le ricette nel packaging escludono l'alto e il basso, ovviamente se escludono dunque il lusso da un lato o l'economicità dall'altro, ci troviamo di fronte ad una estetica che un po' per celia chiamerei da mid-cult, cioè kitsch. È motivo per giustificare il fatto che le immagini che inizieremo a vedere sono orride, ma appunto la colpa è sua. Dunque,
Entriamo, scusate, subito nel merito. La prima cosa da osservare è una banalità che però ha delle conseguenze forse interessanti, ossia il fatto che le ricette nel packaging stanno nel retro. Lo sappiamo tutti, ma ci sarà una ragione per cui stanno nel retro. Il principio implicito è abbastanza chiaro. Sul fronte troviamo tutto ciò che ha a che fare con elementi di comunicazione legate al momento dell'acquisto, quello che si vede nello scaffale del supermercato, e quello che sta sul retro invece è legato all'idea che verrà letto nel momento in cui queste cose saranno già acquistate, quindi al momento del consumo. Quindi il fronte, tutto ciò che sta sul fronte è legato all'acquisto, tutto ciò che sta sul retro, cioè tabelle nutrizionali, consigli d'uso, suggerimenti per il consumo, descrizioni della provenienza o della produzione, invece sarebbero legate al momento del consumo. Questa cosa sta un po' cambiando, ma non è l'oggetto della mia relazione, perché molto più frequentemente stiamo vedendo oggi il fatto che queste tabelle nutrizionali vanno a finire sul fronte. Questo dà un segnale che però, ripeto, non è il focus del mio intervento, cioè il fatto che l'interesse nei confronti della dietetica oggi è molto più alto, ma quello è un altro problema. Questa cosa che le ricette stanno sul retro, ci torneremo più avanti, perché ovviamente danno un problema più generale, come dicevo prima, della relazione tra la ricetta e il brand attraverso il packaging e del valore che all'interno di questo discorso di marca troviamo. Allora, dato che il pack del food ovviamente è infinito, forse ancora più ampio di quello che abbiamo visto nel cinema, ho scelto, dato che per mestiere mi occupo di semiotica, di lavorare su un settore relativamente più ridotto, che è quello del riso, quindi dei pack del riso. La mia idea, ma qui ovviamente non posso dimostrarlo, è che lavorare sul micro in qualche modo ci porterebbe, se avessimo più tempo a disposizione, a trovare delle regole costanti che funzionerebbero anche per il macro. Cioè, in poche parole, quello che stiamo vedendo che vedremo adesso per il riso, i risotti, le insalate di riso e quant'altro, sostanzialmente ha lo stesso tipo di forme comunicative che potrebbe essere applicato ad altri pack come quelli della pasta o simili. Allora, come sappiamo, e un po' l'abbiamo già visto anche negli interventi che mi hanno preceduto, due sono sostanzialmente gli aspetti che ci possono più interessare per quanto riguarda la struttura comunicativa delle ricette. Tralascio, ma è stato già detto, tutta la questione relativa alla narrazione interna della ricetta, cioè che la ricetta ha di per sé un carattere narrativo, essendo una serie di azioni che vengono raccontate, scritte, inevitabilmente vengono messe in racconto. Quello che mi interessa, e lo vedremo, sono quindi due aspetti. Il primo è come queste ricette all'interno del packaging si rivolgono al proprio lettore, cioè al consumatore, quindi che tipo di consumatore in qualche modo prevedono. E poi vedremo invece che relazione c'è tra queste ricette e il contesto più generale, cioè il packaging nel suo complesso. Allora, come sappiamo, nelle ricette è importante tantissimo quello che si dice, ma è anche altrettanto e forse ancora più importante quello che non si dice, naturalmente. Poco fa si parlava di una ricetta lunghissima, mi pare che, ecco, è uno dei nostri problemi. Allora, diciamo che ovviamente ci sono due poli. Da un lato l'idea che io scrivo ad un lettore molto competente, quindi, al quale ovviamente quindi non do tutta una serie di informazioni perché presumo che le conosca già, il famoso problema del quanto basta, del filo d'olio, ma anche a questioni già più complesse come alcuni verbi, dato che i verbi sono parte fondamentale, anzi decisiva delle ricette, alcuni verbi che non sono verbi che descrivono un'azione ma che descrivono una serie di azioni: friggere,
pelare, da dolare. Quindi nel momento in cui io dico friggere, presuppongo che il mio lettore sappia già che cosa significa. Voi dite, ma questo è ovvio? Sì, però sarà anche interessante considerare la cosa da un punto di vista puramente quantitativo e dire, per esempio, che Artusi, nelle sue 4 ricette del risotto alla milanese, dedica a ognuno di esse tra i 3 e i 4 righi, Carlo Cracco nel suo libro ci dedica 2 pagine e mezzo. Il libro tra l'altro si chiama Se vuoi fare il figo usa lo scalogno, e lo scalogno lo vorrebbe usare esattamente nella ricetta del risotto alla milanese. Il problema non è né Artusi né Cracco, ovviamente, ma è il tipo di lettore a cui si rivolgono. Artusi si rivolgeva ad un lettore, ma non c'è bisogno che lo dica qui, a una lettrice, se volete, molto più competente di quello che può essere il lettore o la lettrice di Cracco. E quindi c'è una relazione inversa, ovviamente più dico, meno presuppongo che il mio, più presuppongo che il mio lettore sappia, e viceversa, meno dico, presuppongo che sappia di più. Perché ho scelto il riso? Perché, o soprattutto i risotti, perché vedremo tantissimi risotti, per un motivo molto semplice, perché il risotto a prima vista è di facilissima esecuzione, 3 sono sostanzialmente le, come tutti sanno, le procedure base, la tostatura, la tiratura e la mantecatura, ma queste 3 cose, soprattutto la tiratura, come sappiamo bene, è abbastanza complessa da spiegare. Quindi tanto facili sono in qualche modo è l'esecuzione, tanto complessa è invece la sua descrizione verbale. Anche lì Artusi dice tirate il brodo a cottura, 5 parole, Allambai nel suo famoso Cuochi si diventa ci dedica 2 pagine e mezzo. Vediamo che cosa succede dunque nel nostro pack. Vi avevo già detto che le immagini non erano granché. Questa roba qui è, vedremo 4, ne ho messe soltanto 4. Questo è questo Despar Roma che ci propone un risotto con zucchine e gamberetti. Vi faccio vedere soltanto quello che riguarda la tiratura perché è più interessante, secondo me. Poi procedete alla cottura del risotto aggiungendo mano a mano il brodo vegetale. Stop. Il riso Flora ci propone un risotto cacio e pepe con zucchine e fiori di zucca e dice far cuocere il riso con brodo bollente. Gallo Riserva, eccolo qua, aggiungete poco alla volta il brodo bollente mescolando e continuando a cottura per 8-9 minuti. Il risotto agli asparagi di cuore mediterraneo, lo vedete, è molto più lungo. Qui lo trovate scritto in questa maniera, c'erano tantissime digressioni e dice cominciare la cottura versando brodo fino a coprire, aggiungendo man mano il riso in modo che il riso risulti sempre coperto. Qui ho fatto una cosa da semiologi, non vi preoccupate, è semplicemente un riassunto più o meno di quello che ci stiamo dicendo, cioè ho elencato a partire dalle tre operazioni di base, la tostatura, la tiratura e la mantecatura, cosa dicono i quattro brand in questione. Allora, il risultato è quello che un po' ci siamo detti. Ci sono degli errori, come ci sono sempre, chi fa delle lunghe digressioni. Dato che queste ricette, per ovvi motivi di spazio fisico del pack, sono particolarmente condensate, saltano non solo dei passaggi, ma saltano dei problemi. Come tutti sappiamo, uno dei problemi fondamentali di qualsiasi ricetta è quello della temporalità. Cosa dire prima, cosa dire dopo. Alcune cose che accadono prima devono necessariamente essere dopo, cosa che chiunque abbia scritto un racconto sa benissimo, quindi senza bisogno di aver scritto una ricetta. Abbiamo dunque diversi tipi di consumatore,
a partire da diversi tipi di competenze culinarie implicite che il testo della ricetta pone. Meno dico più competente è il mio consumatore, più dico meno competente esso è. Non trarrei da questo delle conclusioni affrettate sulla per esempio su differenze socioculturali, come invece poneva Giacomo prima, cioè non credo, ma non ne sono sicuro, non ho lavorato su questo, credo che sia però una interessante pista di ricerca quella di vedere se le marche si mettono in competizione tra loro, non soltanto, e quindi costruiscono i loro posizionamenti, come dicono chi si occupa di marketing, anche sul piano delle competenze culturali implicite del loro target, cioè se il target è costruito anche in funzione di queste competenze culinarie. L'altro aspetto che vi dicevo è quello della relazione tra testo e contesto, cioè tra il testo della ricetta e quello che chiamerei il contesto, per usare una parola tradizionale, del packaging. Abbiamo già detto che questa questione del fatto che le ricette stanno sul retro, quindi questo darebbe alle ricette minore valore rispetto agli altri elementi che ci stanno nel target. Il problema che però dovremmo porci è un altro, molto semplice per certi versi da dire. Io la direi così, ma chi parla in queste ricette? O per meglio dire, in che modo l'autore di queste ricette costruisce la propria autorevolezza? Cosa che facciamo tutti in qualsiasi forma di comunicazione, c'è sempre un momento in cui io parlo e devo costruire la mia presunta autorevolezza, cioè devo fare in modo che il lettore dall'altro lato abbia una qualche fiducia in me per il semplice fatto di volere essere ascoltato o letto. Allora, chi parla in queste ricette? E lì è interessante vedere un po' meglio come sono costruiti questi testi, questo packaging, perché, come accennavo all'inizio, dato che il packaging ovviamente è una delle principali armi, diciamo così, del marketing e in particolare del discorso di marca, è evidente che le ricette stanno lì perché devono in qualche modo contribuire alla costruzione di questo discorso. Troviamo dunque una evidente intreccio tra, da un lato, il discorso di marca, quello che il packaging porta avanti, cioè la marca che parla, in poche parole, e dall'altro lato il discorso culinario. Quindi l'autore della ricetta che sta nel pack è lo stesso autore di chi parla della marca? La risposta ovviamente è sì. Questo non significa che tutti gli autori siano uguali, che tutte le marche siano uguali. Restando sempre nel campo del riso, tralascerei l'idea dei chicchi ricchi, perché la trovo di una spiritosaggine alquanto banale. E il fatto che ci sia un gallo, l'abbiamo capito tutti, siamo divertiti, ma non vi preoccupate, non parleremo di questo. Parleremo di una cosa altrettanto banale, cioè questo è il caso più tipico. Due ricette, una di insalata e l'altra di risotto, di un riso versatile. Quindi, come vedete, al di là di quello che c'è scritto nell'una o nell'altro, l'idea è che nello stesso pack ci siano due ricette, cosa che accade abbastanza raramente, di solito ne trovate una. Ne trovate due per il semplice fatto di dimostrare quello che è lo specifico di questo prodotto, cioè la sua versatilità. Gallo, invece, in questo caso è una riserva, quindi un riso, anche lì un tipo di prodotto che ha una precisa proprietà, ci parla di una ricetta più elaborata, che è questa del risotto alle patate, scarola, crescenza e pancetta tostata. Quest'altro qui, che è un gran gallo, anche lì lavorato a 100% italiano, lavorato a pietra, ci dà un risotto con scampi e melanzane croccanti. Questo qui invece, che è di una marca ovviamente meno pregiata, ci parla semplicemente di un'insalata di riso, stop, mentre invece questo qui, che è un riso rosso, la insalata niçoise viene. Quindi ci sono due universi di senso diversi. Allora,
In poche parole, a che serve questa benedetta ricetta nel packaging? La risposta è abbastanza semplice. Serve implicitamente a classificare un certo prodotto. Quindi ogni ricetta è specifica per un certo tipo di prodotto, ideale per i risotti, ideale per l'insalata e quant'altro, e cioè praticamente sottolinea, rafforza moltissimo il valore del prodotto nella sua relazione con la marca. Dunque, il testo della ricetta lì non ha importanza per quello che potremmo dire è il suo valore istruttivo. Nessuno legge queste ricette per imparare a cucinare o per imparare a cucinare quel piatto lì, ma semmai in qualche modo per rafforzare la propria fiducia nei confronti del brand, che sono due problemi completamente diversi. Ovviamente le due cose poi in qualche modo vengono riequilibrate, si aggiustano, si negoziano all'interno del pack a seconda dello scopo, della strategia comunicativa che si vuole ottenere. Avevo anche costruito un bellissimo, ma non ve lo infliggo, non è un quadrato semiottico, non vi preoccupate, è un altro schema in cui mettevo i valori commerciali, i valori culinari, il brand del prodotto, e funzionava abbastanza bene, ma dato che ci è stato chiesto di portare un testo scritto al più presto, lo troverete lì. Per concludere vorrei dire qualcosa sull'aspetto un po' più visivo. Abbiamo già detto che sono brutti, ma non è di questo che voglio parlare. Cioè, se ci facciamo caso, troviamo degli elementi, quelli che i linguisti chiamerebbero degli shifter, cioè degli elementi che mettono in correlazione due aspetti. Troviamo queste specie di logo, il gallè, queste figure, no? Questo, là c'è il ricettario di Flora, oppure c'è il galletto. Cosa fanno? Che cosa servono queste cose? Sono appunto degli shifter, cioè mettono in comunicazione il discorso della marca con il discorso della cucina, del discorso gastronomico. Più in generale, se guardiamo bene come le ricette dal punto di vista prettamente visivo, grafico, stanno in queste confezioni, troviamo innanzitutto che stanno collocate quasi sempre in basso, quindi alla fine del racconto del prodotto. Il prodotto viene raccontato nel corso del supporto di cartone, di solito del packaging. Poi trovate un cambio di font molto spesso, cioè di carattere tipografico, ne viene usato un altro, quindi in qualche modo ci sono sempre dei piccoli espedienti visivi che tendono a creare uno scarto, una discontinuità nel discorso. È come dire, siamo all'interno della marca, ma fino a un certo punto stiamo introducendo una specie di iniezione di altro tipo di cultura. Poi spesso vedete, per esempio, c'è l'imitazione del foglio di carta, vedete che lì c'è l'ombra in questo qui in basso, no? Quindi è come se ci fosse un foglio di carta. Il problema che dicevamo all'inizio, non c'è l'etichetta, ma la ritroviamo in questo caso qui, è una specie di etichetta che per finzione visiva sta messa lì. E infine la cosa che mi interessa di più, quello che vedete è che ci sono sempre delle cornici, cioè non ci sono le cornici, ma è come se ci fosse, viene delimitato uno spazio visivo che è diverso rispetto all'altro. Ed è questo che mi aveva incuriosito di più. Avendo così poco da dire, diciamo, rispetto a questo tema, mi aveva colpito questo aspetto dello scarto visivo. Tutti gli studiosi di teoria dell'arte e dell'immagine, Lucia ce lo insegna, si sono molto occupati del problema della cornice. Che è, come dite, ma come, invece dell'immagine vi occupate della cornice dell'immagine? Sì, perché nella cornice dell'immagine ci sta esattamente il problema della valorizzazione di questa immagine stessa, cioè mettere in cornice qualcosa significa ovviamente, come tutti capiamo, isolare questa parte di cosa che dobbiamo vedere rispetto a quello che non è. Come dire, lo metto in cornice, quindi è un'opera d'arte. Cosa succede però? Che molto spesso i pittori della domenica, o anche noi quando facciamo delle fotografie o disegniamo, dipingiamo una tela, le mettiamo in cornice queste robe.
Cioè, come sempre accade, mettere in cornice ha una specie di doppio valore. Da un lato valorizza quello che metto in cornice, dall'altro lato però in qualche modo lo svilisce, o meglio svilisce chi lo fa. È un po' come, per cercare di spiegarmi e concludere, è un po' come quando si usano le virgolette nello scrittura. Quando io metto virgolette qualcosa, sto dicendo che mi sto distaccando da quello che sto dicendo. Non sono io che lo dico, è qualcun altro che lo dice, tant'è che per discorso diretto lo metto tra virgolette. Virgolette che tra l'altro sarebbe bellissimo da studiare perché hanno tantissimi ruoli. Oggi quasi nessuno sa più usare le virgolette, quindi tutti usano le virgolette in modo molto fantasioso, iniziare dai menu, per esempio, dei ristoranti, dove spesso tante cose stanno tra virgolette. Mi sono sempre chiesto perché. Quello che succede è che a un certo punto fanno ridere, perché vengono usate male, come le cornici. Cioè, quando io metto qualcosa tra virgolette, in qualche modo mi distacco da quello che sto dicendo. Non sono io che lo dico, è lui che lo dice. Io lo dico tra virgolette. E allora qui io credo che sta succedendo esattamente lo stesso. Queste cose di cui abbiamo parlato non sono ricette, sono ricette in cornice. Sono ricette per così dire, diciamo così. Quindi ci dovremmo chiedere, per chiudere, è ironia o è imprudenza comunicativa? La risposta ovviamente è una questione di etichetta. Grazie. Grazie Gianfranco. È una questione di etichetta. Non ho trovato altro modo per parlare dell'etichetta. Ci hai dato delle suggestioni molto sfiziose. Come avete visto, e come sarebbe stato prevedibile, il tema del linguaggio viene fuori in maniera molto forte. Stiamo parlando di ricette che in fin dei conti sono testi, che poi noi ne facciamo un film o un articolo di giornale o una pagina di libro. Si tratta pur sempre di testi che vanno comunicati, quindi il tema del linguaggio è fondamentale. Al tema del linguaggio è dedicato anche il prossimo intervento che abbiamo chiesto a Giovanna Frosini, che però non è qui con noi, ci ha mandato un intervento filmato di una decina di minuti che adesso guarderemo insieme. Giovanna Frosini insegna storia della lingua italiana all'Università per Stranieri di Siena e quindi vede questo tema della lingua relativamente alla ricetta in una prospettiva storica, e sarà poi alla fine interessante vedere come tutte queste prospettive in qualche modo possono confrontarsi e comunicare fra di loro, altro problema di linguaggio. E siamo pronti con questo video? Intanto che vediamo il video fra pochi secondi, noi ripuliamo questo scenario e lo liberiamo, tanto per stare in tema, per quella che sarà poi l'intervento conclusivo di questa giornata, perché dopo il tema della scrittura della ricetta e della lettura della ricetta siamo sempre attorno appunto al tema della lingua. Adesso Giovanna Frosini ci ha proposto come tema la scrittura della ricetta, come si scrive nel senso della lingua. Poi dopo sentiremo invece una lettura della ricetta, non però in senso teorico, ma in senso pratico, perché avremo una lettura scenica fatta da Alessia Canducci e Giovanni Casadei, che occuperanno questo spazio e ci faranno una sorta di spettacolo finale con le ricette di Artusi lette in forma scenica. E questo avverrà fra una decina di minuti, intanto che
nel buio della sala portiamo via i tavoli, io me ne vado per non essere portato via anch'io, e ci guardiamo la collega Frosini che ci parla appunto della scrittura della ricetta. Il mio contributo al convegno riguarda il tema della scrittura della ricetta e per farlo ho scelto quella che già ho avuto modo di definire la ricetta archetipica di Artusi, ossia la ricetta numero 6 nella prima edizione del 1891, divenuta poi la numero 7 a partire dalla quarta edizione del 1899, cioè la ricetta a tutti ben nota dei cappelletti all'uso di Romagna. Tutta la scienza in cucina di Artusi merita un dettagliato esame storico-linguistico, a cui già forniscono molti importanti materiali sia l'edizione progressiva sia il commento curati da Alberto Capatti, a cui fornirà grandi importanti materiali il glossario che sta redigendo Monica Alba. L'articolazione della ricetta 6-7 rimane inalterata nel corso del tempo, rimane costante nel passaggio tra le varie edizioni e si articola in modo tipicamente profondamente artusiano nella composizione di una parte tecnica, la ricetta vera e propria è la prima parte in cui, secondo l'usuale e preciso modo artusiano, si danno gli ingredienti e l'indicazione del procedimento per la preparazione del piatto, e una parte poi più discorsiva, più narrativa. Dunque la ricetta si fa da testo prescrittivo, testo narrativo, dove alle indicazioni precise di preparazione si sostituisce il racconto, la favola, il racconto di Carlino, del giovane Carlino, più amante della caccia e delle belle ragazze che non degli studi. Dal punto di vista testuale, questo passaggio è ben marcato da Artusi, è messo in evidenza da un doppio passaggio, potremmo dire da una doppia battuta. A proposito di questa minestra vi narrerò un fatterello, dunque sentite appunto come Artusi avverta il lettore di questo passaggio dal piano prescrittivo al piano narrativo, è il fatterello che si sta per raccontare, e poi attraverso un preciso segnale discorsivo. Avete dunque a sapere che di lambiccarsi il cervello sui libri, i signori di Romagna, eccetera. Si tratta di una struttura nota e consueta per la quale vorrei però richiamare almeno un modello, almeno un precedente, che credo Artusi abbia davvero tenuto presente, di cui Artusi ha tenuto conto, perché si trova in un libro importante, in un libro famoso che Artusi aveva nella sua biblioteca e che vi cito appunto come riferimento, come caso esemplare fra i tanti. Si tratta di un passo del terzo capitolo dei Promessi Sposi, che vi leggo dall'edizione ventisettana, che era appunto l'unica edizione dei Promessi Sposi di cui sappiamo che effettivamente c'era una copia nella biblioteca di casa Artusi. Sapete di quel miracolo delle noci che avvenne molti anni or sono in quel nostro convento di Romagna? Tra l'altro appunto la citazione del convento di Romagna credo non possa essere casuale. Dall'edizione del 1891 all'edizione ultima, la quattordicesima, la quindicesima, le edizioni del 1911, come vi dicevo, la struttura della ricetta rimane identica, ma rimane identico sostanzialmente anche il testo della ricetta. Certo, c'è una aggiunta testuale, l'unica di una qualche rilevanza è quella che vi leggo nella prima parte. Mancando il petto di cappone, supplite con grammi 100 di magro di maiale nella lombata, cotto e condizionato nella stessa maniera, ed è, diciamo, un'aggiunta significativa perché rientra in quella strategia, quasi anzi potremmo dire in quella ideologia della tolleranza e della variabilità che, come sappiamo, è tipica del ricettario artusiano. Più minute correzioni, sostituzioni di termini si riscontrano poi attraverso una collazione fra il testo della prima edizione e il testo della quattordicesima e quindicesima edizione.
per esempio tagliato che diventa tritato, trammano che diventa frammano, un dottor morto che diventa un dottore morto. Forse più significativa è la sostituzione di baroccino con baroccino, perché questo scempiamento della R in posizione in sillaba protonica richiama una tendenza propria, tipica del toscano parlato e del fiorentino parlato, ad un livello medio-basso, medio-popolare, dunque è una correzione non priva di implicazioni storico-linguistiche. Bastano però questi pochissimi esempi, ovviamente ci sono anche altri singoli casi, per dar conto di quell'inesauribile studio linguistico che Artusi ha condotto sul suo libro. Il riconoscimento di questa correzione inesausta, inesauribile, toglie, direi, definitivamente la scienza in cucina dai limiti di un improvvisato manuale e la porta ad un livello di coscienza linguistica che non ha niente da invidiare alle operazioni di autori come De Amicis e soprattutto Collodi. È infatti, io credo, con Pinocchio in primo luogo e soprattutto che il paragone della scienza in cucina diventa fondamentale. Non solo perché Collodi è a sua volta un fiorentino in parte immigrato, per parte materna. La madre di Carlo Lorenzini proveniva appunto da Collodi, un paese non lontano della Val di Nievole, non lontano da Massa e Cozzile, il paese d'origine di Marietta Sabatini. Ma perché sono molto forti le somiglianze nella storia editoriale di Pinocchio e della scienza in cucina. E comune è il ricorso al fiorentino dell'uso vivo e a quel lessico vivo, mosso, articolato, vivace, che davvero unisce i due grandi libri, queste due grandi opere che diffondono l'italiano nell'Italia post-unitaria. Il paragone con Pinocchio infatti funziona nel lessico e soprattutto nella scorrevolezza della sintassi, nel tono cordiale e colloquiale, in quel fare ricorso ai modi proverbiali che è così forte anche in questa ricetta dei cappelletti all'uso di Romagna e che lo studio ora iniziato di Paolo Rondinelli metterà adeguatamente in luce e sarà un risultato e uno scavo e un'analisi di grande importanza nell'esame del libro artusiano. E quindi non è soltanto il ricorso a termini come avvezzarsi o rimminchionito che troviamo in questa ricetta, ma ad esempio il vero e proprio modo di dire o proverbio che troviamo nella parte finale: meglio un asino vivo che un dottore morto, a commento appunto della scelta di vita, diciamo così, di Carlino. La ricetta 7 è una ricetta anche visuale, perché come sappiamo Artusi ha inserito il disegno del disco dei cappelletti in modo che se ne potessero ricavare esattamente le misure e le dimensioni. Da un punto di vista storico-linguistico questa ricetta è veramente importante, perché porta definitivamente in lingua italiana il termine cappelletto-cappelletti, un termine non sconosciuto. Monica Alba ne ha rintracciato quella che al momento appare la prima attestazione nell'Apicio Moderno di Francesco Leonardi, pubblicato per la prima volta nel 1790. Ce n'è un'attestazione in Leopardi, ma certo si trattava generalmente di un termine dialettale, caplet, e come tale è registrato nel 1840 nel vocabolario romagnolo italiano di Mori, un vocabolario che noi sappiamo essere presente nella biblioteca di casa Artusi, un vocabolario, questo di Morri, che certamente è servito ad Artusi per traghettare questa parola dal dialetto romagnolo alla lingua italiana. Un'operazione che poi si solidifica nella seconda metà dell'Ottocento, quando cappelletto entra nella lessicografia italiana attraverso Niccolò Tommaseo e poi attraverso i Rigutini Fanfani, quel vocabolario della lingua italiana parlata che appunto Artusi teneva
coerentemente, quotidianamente, sistematicamente sulla sua scrivania, sul suo tavolo di lavoro, come Marietta Sabatini ci ricorda nella famosa intervista del 1932. Esemplare dunque questa ricetta dei cappelletti anche per questo passaggio, per questo rapporto attivo e dinamico tra dialetto e lingua, per la forza propulsiva, per la capacità di diffusione che Artusi, che la scienza in cucina hanno saputo imprimere a tanti termini che sono appunto grazie ad Artusi transitati da un uso specifico dialettale circoscritto ad un uso invece che possiamo definire italiano. Specchio questa ricetta dell'itinerario romagnolo-fiorentino di Artusi, specchio del carattere romagnolo-italiano della sua stessa famiglia, in cui accanto ad Artusi e a Francesco Ruffilli viveva, operava Marietta e anche la nipote di Marietta, Itala Sabatini, una famiglia così particolare, così ricca di esperienze, che ci ha consegnato quest'opera straordinaria. Grazie. La lettura della ricetta. La volaglia spennata si abbrustia, non si sboglienta, ma la longia di bue, piccata di trifola, cesellata e di giambone, si ruola a forma di valigia in una braciera con butirro. Gio, scusa, sì, scusa, non ho capito esattamente cosa sia il giambone, possiamo chiederlo ai signori. Il butirro mi è chiaro, ma il giambone... Ma il giambone. Magari lo capiamo dopo, dai, scusa, fammi continuare a leggere la ricetta. Scusa, eri alla volaglia spennata che la devi abbrustire e non sbogliettare. Ah, sì, ecco. E la longia di bue, la longia di bue a forma di valigia. Sì. Umiditela soventemente con grassa e sgorgate in bianchite due animelle e fatele una farcia da chianelle grosse e un turacciolo da bordare la longia. Da chianelle grosse un turacciolo. Cosa vuol dire? Chianelle. Dai, Alessia. Grosse, no, un turacciolo. Ascolta, Alessia, il nostro compito è leggere la ricetta. Leggiamo la ricetta. Leggi. E dunque, cotta che sia, giusta di sale, verniciatela con salsa di tomatiche ridotta spesso, spessa da velare. Oh. E fate per tomatiche? Tomatiche. Pomodori, questo lo so, che ho una nonna piemontese, Da velare spesa. E fate per guarnitura una macedonia di melonetti e zucchotti e servite melonetti. In terrina. Sì, melonetti. Io non la so fare una macedonia di melonetti, lei signora Alla. Macedonia di melonetti, no, un problema di termini, magari, melonetti. No, però magari la longia a forma di valigia. Le chenelle grosse. La volaglia. La bracera. Trifola. La trifola. Sì, cesellata. Butirro, il turacciolo. Le tomatiche. Sì, le animelle, il giambone. Il giambone, ma cosa sarà sto giambone? Ascolta Ale, secondo me per leggere una ricetta in teatro di fronte a un pubblico ci vuole un'altra ricetta. Sì, un'altra ricetta. Ce l'ho. Vai. Ce l'ho. Dall'Artusi, l'arte di mangiare bene, il budino di semolino. Dosi precise. Latte, deciliti 8. Semolino, grammi 150. Zucchero, grammi 100. Burro, grammi 20, uova numero 4, rum, 3 cucchiaiate sale, una presa, odore di scorza di limone. Dopo averlo preparato e tolto dal fuoco, mettetelo in uno stampo liscio o lavorato, unto prima con burro e spolverizzato di pan grattato. Questo budino va servito caldo. Dosi precise. Latte 8 decilitri. Latte
8. Semolino. Grammi. 150. Semo. Lino. Semo. Lino. Grammi. 100. Di zucchero. Grammi. 100. Uva. Passolina. Uva. Passolina. Grammi. 100. Uva. Passolina. Uva. Uva. Passolina. Burro. Grammi. 20. Burro. Grammi. 20. Uova. 4. Uova. 4. Uova. Rum. 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 3. Cucchiai. Rum. Sale. Una presa. Dopo averlo preparato e tolto dal fuoco, cuocetelo in uno stampo liscio. Ho lavorato 8 prima col burro e spolverizzato di pan grattato. Questo budino va servito caldo. Ah, l'Artusi. Artusi polifonico, aggiungerei, ovvero il genio di Loris Pellegrini, intellettuale riminese, che prende spunto dalle chiarissime ricette di Pellegrino Artusi e le trasforma in teatro ritmico. L'Artusi è stato un libro rivoluzionario, non è solo un libro di ricette. Igiene, economia, buon gusto. La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Manuale pratico. Per le famiglie. Compilato da Pellegrino Artusi, 790 ricette. Sì. Quali leggiamo? Partiamo dall'inizio. Ah, dalla prefazione, sì. Non tutta, certo. Vai. La cucina è una bricconcella, spesso e volentieri fa disperare, ma dà anche piacere, perché quelle volte che riuscite o che avete superato una difficoltà, provate compiacimento e cantate vittoria. Diffidate dei libri che trattano di quest'arte. Sono la maggior parte fallaci e incomprensibili, specialmente quelli italiani. Meno peggio i francesi, al più, tanto dagli uni che dagli altri potrete attingere qualche nozione utile quando l'arte la conoscete. Se non si ha la pretesa di diventare un cuoco di baldacchino, non credo sia necessario per riuscire di nascere con una cazzaruola in capo. Basta la passione, molta attenzione e l'avvezzarsi precisi. Poi, scegliete sempre per materia prima roba della più fine, che questa vi farà figurare. Le norme di igiene sono fantastiche. Allo svegliarvi la mattina consultate ciò che più si confà al vostro stomaco. Se non lo sentite del tutto libero, limitatevi ad una tazza di caffè nero. E se la fate precedere da mezzo bicchiere d'acqua frammista a caffè, servirà meglio a sbarazzarvi dei residui di una imperfetta digestione. Se volete gustare il pranzo, e a meno che non conduciate vita attiva e di lavoro muscolare, non è bene il pasteggiar col vino, perché il rosso non è di facile digestione e il bianco, essendo alcolico, turba la mente se questa deve essere applicata. Se volete una buona regola, nel pranzo arrestatevi al primo boccone che vi fa nausea e senz'altro passate al dessert. Il dessert. Il gelato non nuoce alla fine del pranzo, anzi giova, perché richiama al ventricolo il calore opportuno a ben digerire il gelato. Di fragole. Fragole. Fragole, fragole, fragole. Ben mature, grammi 300. Zucchero, 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 zucchero. Bianco fine, grammi 300. A acqua. Mezzo litro. A acqua. Mezzo litro. Un'arancia. Un limone. Un'arancia. Un limone. Un'arancia, un'arancia, un'arancia. Fate bollirelo. Zucchero, zucchero. Zucchero, zucchero, zucchero. Nell'acqua per 10 minuti a casseruola scoperta. Passate dallo staccio le fragole, 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 fragole. E il sugo dell'arancia. Arancia, arancia. E il sugo del limone. Limone, limone. Aggiungetelo. Sciroppo, sciroppo, sciroppo. Sciroppo. Dopo aver passato anche questo, mescolate ogni cosa e versate, mescolate e versate, mescolate, mescolate e versate il composto nella sorbettiera.
Questa sì che è una ricetta, Giovanni. Però non possiamo continuare con i dolci, giusto? Stiamo andando a cena. Ecco, allora potremmo come entrare. Dovremmo una minestra, qualcosa. Un brodo. Prima avevamo i cappelletti, adesso alla voce brodo. Tutti quanti lo sapete, c'è una lunga introduzione che si conclude così, in modo un po' polemico nei confronti dei medici. Si è sempre creduto che il brodo fosse un ottimo ed omogeneo nutrimento atto a dar vigore alle forze, ma ora i medici spacciano che il brodo non nutrisce e serve più che altro a promuovere nello stomaco i succhi gastrici. Io, non essendo giudice competente in tal materia, lascerò ad essi la responsabilità di questa nuova teoria che ha tutta l'apparenza di ripugnare il buon senso. Infatti qui Artusi parla di brodo e di medici. Forse perché la parola ricetta ha a che fare con entrambi gli ambiti, la cucina e la scienza. Ecco la definizione, ricetta. Dal latino recepta, femminile di receptus, participio passato di recipere, prendere. Formula medica indicante il rimedio che deve prendere un malato. Cosiddetta perché soleva cominciare con la parola recipe, prendi. E non a caso, forse proprio per quella polemica, la ricetta numero 2 dell'Artusi è il brodo per gli ammalati. Un professore di Vaglia che curava una signora di mia conoscenza gravemente malata le aveva ordinato un brodo fatto nella seguente maniera: tagliate magro di vitella o di manzo in bracioline sottili e mettetele distese una sopra l'altra in un largo tegame, salatele alquanto e versate sulle medesime tanta acqua ghiaccia che vi stiano sommerse. Coprite il tegame con un piatto che lo chiuda e sul quale sia mantenuta sempre dell'acqua e fate bollire la carne per 6 ore continue, ma in modo che il bollore appena apparisca. Per ultimo fate bollire forte per 10 minuti e passate il brodo da un pannolino. Con 2 chilogrammi di carne si otteneva così 2/3 o 3/4 di litro di un brodo di bel colore e di molta sostanza. Note alla ricetta. Immaginiamo una cucina con la stufa di legna e la pentola di coccio che sospira, posta in un angolo della piastra per tutta la giornata, in attesa del pasto serale della malata. Però non mi convince, scusate, però io ho fame. Il brodo, no, brodo ah, della malata, poi non so mai, io te Alessia, quando hai fame, sai che chiedi sempre la stessa cosa? Vediamo. Ho fame, ho l'angurio, io vorrei 2 uova. Ma è vero? Due uova. Sai, questa cosa, no? Lo dice anche Artusi, le uova dopo la carne tengono il primo posto tra le sostanze nutritive. Infatti. Sì. L'illustre fisiologo Maurizio Schiff, quando teneva cattedra a Firenze, dimostrava che la chiara è più nutriente del torlo, il quale è composto di sostanze grasse e che le uova crude o pochissimo cotte sono meno facili a digerirsi delle altre. Ecco, vedi la scienza qui. Perché lo stomaco deve fare 2 operazioni invece di una. La prima coagularle, la seconda di elaborarle per disporle all'assimilazione. Meglio è dunque attenersi alla via di mezzo, cioè né poco né troppo cotte. Né troppo, né poco, né troppo. C'è questa storia bellissima di Artusi che ci è piaciuta molto sulle uova, che dice così: ci fu una volta il figlio di un locandiere da me conosciuto, un giovinastro, grande, grosso e minchione, il quale, essendosi sciupata la salute nel vizio, ricorse al medico che gli ordinò 2 uova fresche a bere ogni mattina. Datosi il caso favorevole e sfavorevole insieme che nella locanda v'era un grande pollaio, ivi si recava e beveva le uova appena uscite dalla gallina. Ma, come accade, il tempo dando consiglio, dopo qualche giorno di questa cura, il bacellone cominciò a ragionare: ma se 2 uova fanno bene, 4 faranno meglio. E giù 4 uova. Poi, se 4 fanno bene, 6 faranno meglio che mai, e giù 6 uova per mattina. E con questo crescendo arrivò fino al numero di 12 o 14 uova al giorno. Ma finalmente
ti fecero fogo. E un forte gastricismo lo tenne in letto non so quanto tempo a covar le uova bevute. Non a caso, non a caso. Tra i detti suoi c'è anche molto cibo e mal digesto non fa il corpo sano e lesto. Sì. Nelle norme di igiene c'è questa considerazione anche sul buon gusto, forse più che sull'igiene. Avvezzatevi a mangiare d'ogni cosa se non volete divenire incresciosi alla famiglia. Vero. Chi vero. Fa delle esclusioni parecchie offende gli altri e il capo di casa, costretti a seguirlo per non raddoppiare le pietanze. Sì, è vero, infatti ci sono un sacco di commedie, la commedia della cucina, ovvero la disperazione dei poveri cuochi quando i loro padroni o padrone invitano gli amici a pranzo. Commedia, dice la padrona, in questo caso, al cuoco. Bada, Francesco, la signora Carli non mangia pesce. No pesce, no. Né fresco né salato. No, pesce. E non tollera neanche l'odore dei suoi derivati. Lo sai già che il marchese Gandhi sente disgusto all'odore della vaniglia. Alla vaniglia no, no, niente vaniglia no. Guardati bene dalla noce moscata no. E dalle spezie, perché l'avvocato Cesari questi aromi li detesta. No. Nei dolci che farai avverti di escludere le mandorle amare. Ah, le mandorle no. Che no. Non le mangerebbe donna Matilde d'Alcantara. Alcantara no. Già sai che il mio buon amico Moscardi non fa mai uso nella sua cucina di prosciutto, lardo, carne secca e lardone. Oh, lardone. Perché questi condimenti gli promuovono le flatulenze. Oh, che miseria, lardone. Dunque, non ne usare in questo pranzo, onde non si dovesse ammalare. E quindi non ne ha più delle esclusioni da fare, sor padrona? A dirti il vero, io che conosco il gusto dei miei invitati, ne avrei qualche altra su cui metterti in guardia. So che qualcuno di loro fa eccezione alla carne di castrato e dice che sa di sego. Altri che l'agnello non è di facile digestione. Diversi poi mi asserirono, accademicamente parlando, che quando mangiano cavolo o patate sono presi da timpanite. Ah, la timpanite! Cioè portano il corpo gonfio tutta la notte e fanno sognacci. Come no? Ma per questo tiriamo via, passiamoci sopra. Certo, allora niente mandorle, niente noce moscata, niente lardone, niente cavolo, niente... Ho capito. Per contentare tutti questi signori e scongiurare la timpanite non sia mai, io avrei una proposta. Ce l'ho, una ricetta. Quale? Sa quale? L'ossobuco. L'ossobuco? È d'osso, buco, un pezzo d'osso muscoloso e bucato delle estremità della coscia o della spalla della vitella di latte, il quale si cuoce in umido in modo che riesca delicato e gustoso. Mettetene al fuoco tanti pezzi. Quante sono le persone che dovranno mangiarlo? Sopra ad un babà. Battuto crudo e tritri tritato di cipolla, sedano, carota ed un pezzo di burro. Conditelo con sale, pepe. Quando avrà preso sapore aggiungete un altro pezzetto di burro in tritriso nella farina per dargli colore e per legare il sugo e tiratelo a cotturara con acqua qua e sugo go di pomodoro o con se va il sugo passatelo di grassatelo e rimesso al fuoco da degli odore con buccia di limone tagliata a pezze pezzettini unendovi un pizzi pizzico di pre prezzemolo tritri tritato prima di levarlo dal fuoco. Comunque io se fossi stata nella padrona, no anzi se fossi stata nel cuoco, avrei preparato un bel minestrone agli invitati del suo padrone, magari senza la verza per via della timpanite, no? Erano così delicati di stomaco che un minestrone con due verdurine li avrebbe aiutati, no? Il minestrone. Guarda, la numero 47, la ricetta 47. Il minestrone mi richiama alla memoria un anno di pubbliche angosce e un caso mio singolare. Mi trovavo a Livorno al tempo delle bagnature, l'anno di grazia 1855. E il colera che serpeggiava qua e là in qualche provincia d'Italia teneva ognuno in timore di un'invasione generale che poi non si fece aspettare a lungo.
Un sabato sera entro in una trattoria e dimando: che c'è di minestra? Il minestrone. Mi fu risposto: ben venga il minestrone, dissi io. Pranzai e, fatta una passeggiata, me ne andai a dormire. Avevo appreso alloggio in Piazza del Voltone, in una palazzina tutta bianca e nuovissima, tenuta da un certo Dominici. Ma la notte cominciai a sentirmi una rivoluzione in corpo da far spavento. La onde passeggiate continue e quel gabinetto, che più propriamente in Italia si dovrebbe chiamare luogo scomodo e non luogo comodo. Maledetto minestrone, non mi buscheri più, andavo spesso esclamando, pieno di malanimo, contro di lui, che era forse del tutto innocente e senza colpa veruna. Fatto giorno e sentendomi estenuato, presi la corsa del primo treno e scappai a Firenze, ove mi sentii subito riavere. Il lunedì giunse la triste notizia che il colera è scoppiato a Livorno e per primo ne è stato colpito a morte il Dominici. Altro che minestrone! Dopo 3 prove, perfezionandolo sempre, ecco come lo avrei composto a gusto mio, padronissimi di modificarlo a modo vostro a seconda del gusto d'ogni paese e degli ortaggi che vi si trovano. Mettete il solito lesso e per primo cuocete a parte nel brodo un pugnello di fagioli sgranati, ossia freschi. Se sono secchi, date loro mezza cottura nell'acqua. Trinciate a strisce sottili cavolo verzotto, spinaci e poca bietola. Teneteli in molle nell'acqua fresca, poi metteteli in una cazzaruola all'asciutto e, fatta che abbiano l'acqua sul fuoco, scolateli bene, strizzandoli col mestolo. Se trattasi di una minestra per 4 o 5 persone, preparate un battuto con 40 grammi di prosciutto grasso, 1 spicchio d'aglio, 1 pizzico di prezzemolo, fatelo soffriggere, poi versatelo nella detta cazzaruola insieme con sedano, carota, una patata, 1 zucchino e pochissima cipolla, il tutto tagliato a sottili e corti filetti. Aggiungete i fagioli e, se credete, qualche cotenna di maiale, come alcuni usano, un poco di sugo di pomodoro o conserva, condite con pepe e sale e fate cuocere il tutto con brodo. Per ultimo, versate il riso in quantità sufficiente onde il minestrone riesca quasi asciutto, e prima di levarlo gettate nel medesimo un buon pizzico di parmigiano. Vi avverto però che questa non è minestra per stomachi deboli. Senti una cosa, Alessia. Ale, ma non ti sembra che ci sia qualcosa di poetico nella descrizione di questa ricetta? Sì, il pugnello di fagioli tagliato a sottili e corti filetti, poi un pizzico di parmigiano. Sì, un po' di poesia c'è, no? Però cioè, dai, a me non mi sembra che il minestrone sia una pietanza adatta. Poi lo dice anche Artusi, è pesante. Tuccio, non so, qualcosa. Sì, ci stiamo andando verso la cena, magari per stuzzicare l'appetito. A voi avete qualcosa da consigliare, per esempio? No, perché io adesso vado, ci sono, guarda, ci sono. L'avevo segnato. Eccole, le cicale ripiene, numero 486. No, non andiamo dentro la cucina degli insetti. Ma no. Guarda che Burlone, lui dice: non crediate che voglia parlarvi delle cicale che cantano su per gli alberi. Ah, ecco. E scrive così: intendo dire invece di quel crostaceo, la squilla, squilla mantis, tanto comune nell'Adriatico e colà, cognito col nome di cannocchio. Sì, però guarda, i crostacei dopo cena devi, sai, o sei capace di mangiarli, vai dentro con no, un'altra cosa. Le ho trovate, le sparnocchie. Le sparnocchie? 2 sparnocchine vi andrebbero. Le sparnocchie cosa sono? Le 489. Le cicale mi raccomandano le sparnocchie, che a prima vista le rassomigliano. Ma esaminato bene, questo crostaceo ha la forma di un grosso gambo. No, il crostaceo, no, te l'ho già detto, è troppo complicato. Una roba più... Dai, ci vorrebbe... Cotolette di arigusta. Arigusta, questo mi ricorda il giambone. Cos'è l'arigusta? No, l'arigusta, no, è l'aragosta, c'è scritto. Oh no, l'aragosta, no, si può. È troppo elitario, non va bene l'aragosta. Una zuppa di ranocchi? Ma no, ascolta, qualcosa di più, ci vorrebbe qualcosa di più leggero, magari un frittino, una cosa così, non so, una cosa un po'... No. Una cosa un po' frrr.
un po' frrr, 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 così. C'hai qualcosa? Sì, dilla. Ce l'ho. Non ce l'ho dell'Artusi, ma ce l'ho dell'Artusi policofonico. Sono le crocchette di patate. Le patate 300 grammi. Sbucciatele se sono grosse, tagliatele in quattro parti e mettetele a bollire in acqua salata per passarle dallo staccio asciutto quando saranno cotte ed ancora bollenti. Al passato grammi, 30 aggiungete 30 burro, grammi, 30 grammi, 30 grammi, 30 grammi, parmigiano, grammi, 20 grammi, 20 grammi, 20 grammi, rossi d'uovo, 2, un cucchiaio di zucchero, odore di noce moscata, mescolando, 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 lasciate che il composto ghiacci bene, dividetelo in 10 o 12 parti e sopra uno strato leggero di farina date loro la forma di rocchetto cro, 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 per ottenere le crocchette. Frullate un uovo e nel medesimo immergetele Ad una panatele, frigge, 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 friggetele in olio o lardo onde servirle per contorno ad un fritto di carne o d'un arrosto. Bene, le ricette sono 790. L'ora di cena si avvicina a grandi passi. Sì, però, Giovanni. Sì, però noi questo menù che abbiamo composto secondo me è un po' bizzarro e non è che ispiri molto, non so. Potremmo chiedere... cos'è il budino di semolino? Prova a leggerlo. Budino di semolino già non va bene per iniziare, va bene. Gelato di fragole? No, sì, quello magari sì. Brodo della malata? No, il brodo della malata no, dai. Uova? Ma le uova... Osobuco. Osobuco, forse. Minestrone? Non è guarda, giusto le crocchette di patate, ma io mi chiedo che cosa ne penserebbe Pellegrino alla luce della sua celebre frase. Amo il bello e il buono ovunque si trovino e mi ripugna di vedere straziata, come suol dirsi, la grazia di Dio. Amen. Secondo me... sarebbe divertito da questa scelta, non tanto per la scelta delle ricette, ma per avere detto quelle parole così accurate da lui scritte. Sì, tipo bianchire, caldana, farina d'Ungheria, frattagliaio, scienza, fumetto, lardo vergine, lunetta, igiene, economia, buon gusto, buon gusto, panare, pietra, attenzione, attenzione, pasto, spianatoia, famiglie, manuale, cura, staccio, passione, bianchire, nutrire. La migliore salsa che possiate offrire ai vostri invitati è un buon viso e una schietta cordialità. Brilla Savarin diceva: invitare qualcuno è lo stesso che incaricarsi della sua felicità per tutto il tempo che dimora sotto il vostro tetto. Buon appetito. Grazie. Grazie. Bene, abbiamo concluso questa giornata, ci siamo
divertiti, ci siamo eruditi, ne abbiamo fatte di cotte e di crude attorno a questo tema delle ricette. Grazie a Alessia Canducci e a Giovanni Casadei che ci hanno fatto concludere con sobria allegria a questa giornata. E a me non resta che darvi appuntamento a domani mattina alle 10, quando faremo la seconda e ultima sessione di questo convegno. Buona serata.